pomeriggio e benvenuti in diretta ad Articolo 21. Lino Polimeni con voi, trasmissione che prevede come sempre questo grande pubblico non solo in tutta la Calabria. Un abbraccio agli amici della provincia di Messina, di Catania, ma anche per gli amici della Basilicata, la zona di Novi Siri, la provincia anche di Taranto, coloro che ci seguono anche per quanto riguarda l'aspetto televisivo, quello che conta in qualche maniera. Abbiamo ricordato che tutte le puntate poi di YouTube sono caricate, cioè tutte le puntate di Articolo 21 sono caricate su YouTube. Buon pomeriggio. Ecco, stiamo in qualche maniera lavorando anche per la prossima settimana, al di là di quello che c'è stato in questa prima settimana. Avete ricordato, questa lunedì abbiamo iniziato con il racconto di Reggio Calabria, la zona di Gallico, Pentimele, il lungomare, le zone, i palazzi, Palazzo Zerbi, il Miramare. Abbiamo raccontato, la zona legata anche il discorso delle roof garden. Poi ieri in trasmissione c'è stata l'assessore al lavoro, la Rocisano. Abbiamo parlato, raccontato, arrabbiati per il caso delle roof garden, che noi non è che abbiamo lasciato da parte. Il roof garden a Reggio Calabria, la famiglia Montesano, la famiglia Pulitano, questi signorotti che praticamente. A proposito, io non sapevo, cioè sapevo che questa famiglia dei Montesano nel frattempo, circa un anno e mezzo fa, 2 anni, a Piazza della Libertà, torno in studio, dove c'è, grazie, puoi lasciare anche questa immagine ogni tanto, dove c'è Piazza della Libertà, l'ex Fiat, c'era un supermercato, hanno mandato a casa 200 famiglie. Oh, avesse chiamato, c'è una cosa incredibile, torno in studio, cioè, che avesse chiamato una di queste famiglie disperate che li ha mandati a casa. Cioè 200 famiglie in mezzo alla strada perché hanno presentato i libri al tribunale, è fallito Montesano con quel supermercato, le famiglie mandate a casa, buttate via così, quelle, che avesse parlato qualcuno, che avesse detto qualcosa a qualcuno. Ma parlando, facendo un po' il resoconto e poi torneremo sul caso Rufgate. Caro Montesano, caro Pulitano, in merito alla Villa Zerbi. È vero, a proposito, mi dicevano dalla regia che si sono informati che Giuseppe Falcomatà, il caro amico mio Giuseppe Falcomatà, sindaco della città della Reggio Calabria, è andato al Miramare, farà un lounge bar, un aperitivo al Miramare. Peppe, apposta per interessi, lo schifo che c'è un rufugante, pensi, lounge bar, l'aperitivo al Miramare. Abbiamo invece il dottor Vincenzo Caserta al telefono. Buon pomeriggio, dottore. Ciao Lino, In buon pomeriggio merito, a te. bene, bene, bene. In merito, Ascolti. ecco, ieri poi non ce l'ha fatta ad entrare in diretta con la trasmissione perché centinaia di telefonate. Ecco, lei è stato già direttore generale del Dipartimento del Lavoro e delle Politiche Sociali, è vero? Sì, Polimeni, per circa 9 mesi. È stato un parto difficile, ma comunque ce l'abbiamo fatta, Allora, lei nonostante i problemi. voleva dire qualcosa in merito a quello che ha detto sia il dottor De Marco che la Rocisano? E a me è dispiaciuto che ancora purtroppo, soprattutto De Marco, rimane su una posizione abbastanza strana, quantomeno diciamo disinformata su tutte le questioni che riguardano le politiche sociali. La situazione, volevo assicurare l'assessore, quando l'ho lasciato io, le politiche sociali non erano nelle condizioni in cui lei ha dichiarato che fossero o che siano. Quindi non intendo assolutamente entrare nel merito, voglio Certo. semplicemente fare una precisazione, giusto perché sia chi ascolta e sia chi conduce la trasmissione siano chiaramente messe nelle condizioni di dire e di dare al pubblico la verità. Dottor Caserta, lei sa benissimo che questa è una trasmissione libera, noi non abbiamo padroni, quindi Io mi sento anch'io senza padroni, sono una persona vedi, assolutamente libera, che ha non è esercitato che sempre chi la chiama sua e ci dà un posizione. diritto di replica, vuole chiarire una posizione, vuole dire che le cose non stanno in quella. Noi sentiamo tutti, ascoltiamo tutti e la libertà e la forza di questa trasmissione è perché questo programma non ha padroni e questa è la forza di questa. Che Polimeni non ha sponsor politici né imprenditori che gli stanno addosso. Questo è chiaro, no? Prego. Io mi sento un po' Polimeni Ah, perché ok, bene, non allora. ho alcun sponsor di nessun genere, di nessun tipo, quindi uomo libero anch'io. E nella libertà che mi compete, seppure chiaramente da dipendente regionale, lo dico, ho riscontrato in alcune dichiarazioni date in sostanza qualche piccolo difetto, forse informativo, in tema che volevo scorrere velocemente, ma giusto per dare
al pubblico e ho detto anche alla trasmissione stessa la dignità che merita. Credo che non ci siano stati, fino a quando ci sono stato io, mi sono sentito forse chiamato anche in causa su questa vicenda delle politiche sociali, per cui intendo chiarirla, nel senso che non c'è stato nessun disimpegno, nessuna spesa senza copertura, volevo assicurare l'assessore, anzi la inviterei a guardare forse meglio alcuni aspetti lasciati nel trascorso in cui sono stato io giù, le politiche sociali, quando eravamo a Bielupezza della Valle. Intendo esclusivamente precisare, l'ho fatto già per iscritto in più occasioni, ma non ho mai avuto la possibilità di confrontarmi nemmeno con De Marco, il quale soprattutto ho avuto qualche riscontro, ma niente di particolarmente approfondito su queste cose. Vorrei semplicemente dirgli che probabilmente le cose dette non sono assolutamente vere. Il settore politico e sociale non è mai stato senza coperture, ha sempre avuto le coperture, sono state le regole nel bilancio che hanno spesso e volentieri, causa al patto di stabilità, chiaramente frenato le possibili procedure di pagamento nei confronti delle strutture convenzionate. Ritengo che si debbano chiarire alcuni aspetti legati agli impegni di spesa che il settore assume da qualche tempo, per la precisione dal 2007, al settore politiche e sociali, tra il socio sanitario e il socio assistenziale. Spesso si fa una confusione che secondo me sarebbe utile precisare, e che si precisassero soprattutto il dottore De Marco innanzitutto, e credo un po' anche il settore su questo, perché probabilmente c'è un po' di confusione e disinformazione, perché le due spese hanno una valenza e un peso completamente diverso. Vorrei che si sottolineasse che soprattutto sul socio assistenziale il settore politiche sociali, da quando ci sono stato io dentro, soffre, è una sofferenza continua, è molto alta di una sofferenza di un contenzioso che ammonta a quasi 40 milioni di euro all'anno, parliamo di cifre piccolissime come si è parlato ieri probabilmente, ma di cifre molto più consistenti, sui quali tra l'altro sottoscritto ha molte volte sollecitato, non solo verbalmente, ma in più occasioni anche per iscritto, che si assumessero delle decisioni definitive, né tantomeno decisioni che ha assunto il Consiglio regionale nell'ultima legge siano assolutamente valide ad oggi, perché seppure le spese, se il socio sanitario dovessero rientrare alla sanità, pare che questa legge sia stata impugnata, quindi probabilmente il Marco ha dato un'informazione che non è stata particolarmente corretta, quindi la legge è stata impugnata dal governo e quindi probabilmente andrà ad essere rivista, per cui non so se questa sarà, avrà un seguito nella direzione in cui la stessa legge è stata definita o meno. Rispetto alle criticità o ad altro, non ritengo ci sia particolare criticità, ritengo che ci siano risorse spese nell'ambito della programmazione del settore, e l'ho detto in più occasioni, l'ho anche scritto come dicevo prima, non mi pare che ci siano state storture, né tantomeno ci siano state situazioni critiche. In pratica sta dicendo, siamo al telefono con il dottor Vincenzo Caserta, già direttore generale dell'assessorato al lavoro. Lei sta dicendo, dirigente del settore. Fino a giugno dello scorso anno. Lei in pratica sta dicendo che il quadro che hanno descritto ieri la Rocisano e De Marco non è più drammatico di quanto sembra? No, non sto dicendo questo, sto dicendo che è meno drammatico nell'ambito della filiera delle politiche sociali, delle risorse finanziarie legate al socio assistenziale cui apparteneva il ciancio che ha telefonato, sì, che cui sì, conosco tra l'altro. Sì, quello di San Fili. Sì, di San Fili. La sofferenza del ciancio è altro, non era legata né all'ex 180 né alle risorse finanziarie legate all'altra filiera che è quella del socio sanitario. Io dico due cose sul socio sanitario. Quindi le rette che il settore attribuisce alle strutture, sono quasi 86 tutte a livello regionale, che sono state assegnate al settore in quota retta, quindi noi spendiamo per gli ospiti che vengono accolti nelle 86 strutture socio-sanitarie circa 30 milioni all'anno. Mai coperti dal 2007 ad oggi. Questa cosa significa mai coperti? In sostanza non abbiamo una copertura finanziaria assegnata al bilancio, Perfetto. Regionale, nell'ambito delle spese che noi dobbiamo erogare alle strutture socio-sanitarie. Quindi 30 milioni all'anno
che 30 milioni all'anno che bisogna trovare, sì, non coperti. Sì. Di cui... Prego? Dov'è, dottor Caserta? Non lo sento più in studio. È caduta la linea? Un attimo. È caduta la linea. Allora, dottor Caserta, un attimo che ci mandiamo la pubblicità, o se ce l'abbiamo subito replichiamo. Poi volevo sentire l'amico Saggese, Saggese da Crotone, perché vi ricordate il servizio? No, 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 ho capito perfettamente. Ok, ok, tranquilli, tranquilli, ok. Allora, Polimè. Sì, è il dottor Caserta. Sì, sì. Oh, dicevo. Dicevo, quindi la situazione lì, insomma, perdura da un bel po' di anni, la responsabilità non è di nessuno. Io dico, è un problema che bisognerebbe affrontare, quindi è bene affrontarlo. Sulla filiera, diciamo, della contribuzione delle rette legate alle sociosanitarie, alle strutture sociosanitarie, quelle, diciamo, ad alto. Ragazzi, che succede? L'ho riperso di nuovo? Ma un cellulare, una rete fissa, fatemi capire. Un cellulare. Stanno riprovando, chiedo scusa, ma abbiamo problemi con le linee, non so, forse è la linea del dottor Caserta. Nel frattempo è arrivato un messaggio, lo leggo. Lino, spero che tu lo legga, è fondamentale quello che ti chiedo. Ma come mai ANAS non prende in carico la gestione della litorale? Sì, no, mi sono spostato. Buonasera ancora, sono sempre Casetta. Ah. Mi sono spostato. Ah, ok. Spero. Prego. Pronto? No, dobbiamo andare avanti con la pubblicità. Pronto? Lo chiamiamo dopo, dai, lo chiamiamo dopo, dopo la pubblicità, vediamo se riusciamo. Nel frattempo avevamo già altri impegni telefonici. Dottor Caserta, vi richiamiamo, prima di chiudere la trasmissione replichiamo ancora. Vai, pubblicità. Vecchio amaro del capo, freeze your moment. Auto Global, il tuo veicolo in mani sicure.
Auto Global da oggi è centro My Glass. Network italiano, leader per la cura dei cristalli, sostituisce e ripara cristalli per auto, veicoli commerciali e autobus. Inoltre è convenzionato con tutte le compagnie di assicurazione. E se hai la polizza cristalli, non pagherai nessuna franchigia o differenza di massimale. Ma non finisce qui. Per ogni sostituzione e riparazione cristalli, riceverai spazzole Tergicristallo in omaggio per tutto l'anno. Auto Global soddisfa qualsiasi richiesta offrendo tanti servizi: oscuramento vetri, lucidatura fari, carrozzeria, vendita vetri auto e veicoli commerciali. Un team di professionisti specializzati sarà in grado di offrirti un'assistenza completa per qualsiasi necessità. Competenza e impegno, il nostro punto di forza. I centri Auto Global si trovano a Santa Maria di Catanzaro, Viale Magna Grecia 75, info 0961 78 12 35 e a Sellia Marina, Catanzaro, strada statale 106, località Rocca, chilometro 203,8, info 0961 96 23 73, autoglobal@libero.it. Expert Crotone, punto di riferimento per la vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, TV, hi-fi, telefonia, informatica e lista nozze. Expert Crotone, una grande realtà caratterizzata da un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche e da ampi spazi espositivi, tutti da vivere e da scoprire con la certezza di essere sempre nel posto giusto per scelta, qualità e prezzo. Expert Crotone è sinonimo di tecnologia, competenza, professionalità, convenienza e servizi all'avanguardia. Ogni giorno ci impegniamo al massimo per offrirti un servizio sempre migliore, curando ogni particolare. Dalla consulenza all'acquisto, siamo sempre con te. Cerchiamo di consigliarti ed agevolarti sotto ogni aspetto, perché la tua soddisfazione viene prima di tutto. Expert Crotone. Consulta il nostro volantino e scegli tra le ultime novità i prodotti più adatti alle tue esigenze. Prezzi e offerte incredibili e imperdibili con il miglior rapporto qualità-prezzo per te, la tua casa e la tua famiglia. Expert Crotone, su misura per te. Ti aspettiamo a Crotone, presso il parco commerciale Acropolis, strada statale 106, chilometro 244, contrada Passovecchio, tutti i giorni, anche la domenica. www.expertcarbone.com. Heaven must have sent you. Ok. Hello? Ma è il fantastico smartphone Asus Zenfone Go, display 5 pollici, 2 giga di RAM e super garanzia Asus ZenCare Plus inclusa. Da Expert con l'incredibile svuota tutto a soli 139 euro. Offerte valide dal 30 dicembre 2015 al 17 gennaio 2016 nei punti vendita aderenti. Con lo svuota tutto Expert hai sconti irresistibili su tantissimi prodotti. Solo da Expert! Sporticolare, tutto per lo sport ed il tempo libero. Sporticolare è articoli sportivi, attrezzature, abbigliamento per ogni tipo di sport, dallo sci al calcio, dal basket al nuoto e non solo. Da sempre selezioniamo per la nostra clientela prodotti innovativi e di qualità. Un tuo amico compie gli anni e ti sei ricordato del regalo all'ultimo minuto? Vieni da Sporticolare, potrai trovare tanti articoli pensati per ogni tipo di passione sportiva. Sporticolare, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore che vogliono essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Ti aspettiamo a Soverato, Corso Umberto I 164 e Catanzaro, Corso Mazzini. Edilizia Gerace. Dal 1983, punto di riferimento per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio dei più qualificati materiali di costruzione e finitura per la casa. Disponiamo di una vastissima gamma di prodotti per l'edilizia, colori, vernici, stufe, termocamini e non solo. Inoltre, ci occupiamo personalmente dei problemi legati al trasporto, con mezzi propri equipaggiati di gru per carico e scarico del materiale direttamente in cantiere. In questi anni sono avvenuti molti cambiamenti.
Infatti Edilizia Gerace da oggi è anche Gerace Ceramiche, un laboratorio di idee dove ricercare materie, design e qualità in soluzioni sempre più creative e comunicative. Grazie alla consulenza professionale di architetti altamente qualificati, Gerace Ceramiche, specializzata nell'arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, idrosanitari e termoarredo, propone diverse soluzioni, dalle più classiche a quelle più moderne e di tendenza, con marchi di prestigio come Marazzi e Sant'Agostino, per ottenere il miglior risultato a livello qualitativo e funzionale. Da Gerace Ceramiche, prezzo, qualità imbattibile. E non è uno slogan, è la verità. www.ediliziagerace.com. Info 349 61 22 979. Gerace Ceramiche, via Nazionale 18 432, Gioia Tauro, Reggio Calabria. Ritorniamo anche perché i tempi sono stretti, abbiamo altre telefonate, a parte il dottor Casetta, spero di averlo di nuovo in linea. Sì, ci sono. Allora, velocemente, ciao. Perché dobbiamo andare, che abbiamo una scaletta. Sì, no, assolutamente. Vai, Vincenzo. Più lungo di quello che avevo io stesso previsto. No, volevo fare questa distinzione e assicurare che il problema, diciamo, della eventuale, diciamo, mancanza. No, ragazzi, non posso. Di natura amministrativa che si sono dal 2007 ad oggi verificate all'interno del settore. Per ciò che concerne invece il soggio. No, dica che ha un problema al telefono, a linea, non riusciamo ad andare avanti così. Devo andare con un'altra telefonata. Dottor Casetta, eventualmente ci sentiamo dopo in conclusione, però non riesco a comunicare, ha un problema di linea e non dipende da noi. Allora, sentiamo un'altra telefonata, mi dicono. Velocemente perché ho una scaletta da rispettare, quindi cerchiamo un attimo di lunedì ritorneremo su molti casi che riguardano la città di Reggio Calabria e la sua andremo anche a registrare altri casi. Poi volevo salutare anche gli amici della Sicilia, mi mandano un messaggio e scrive: anche per una Sicilia migliore, buon lavoro, un saluto al tuo staff. Grazie agli amici della Sicilia che ci seguono, come sempre sono tanti, numerosissimi. Stiamo lavorando anche, che lo dico perché già siamo, ho detto, con l'anno nuovo ci occuperemo della grande vara di Messina, è una promessa che ho fatto di mandare in onda la vara di Messina il 15 agosto in tutto il mondo, quindi non solo in Italia con il digitale terrestre, anche via satellite, e quindi avremo modo di, insieme al comitato della vara di Messina, insieme al sindaco di Messina, insieme a tutti quelli che devono fare bene per darci e metterci nelle condizioni di fare questa diretta internazionale della Vara di Messina. Andiamo con Saggese, mi pare. Abbiamo Saggese, sì, al telefono. Sì. Vincenzo, buongiorno. Pronto? Ciao Vincenzo, come va? Ciao Lino, bene, ecco, grazie. Mi dovevi comunicare qualcosa, cosa è successo? Ah, niente, in seguito. Allora un attimo, vediamo chi è Saggese. Che hai fatto, sì. Il 23 novembre. Un attimo Vincenzo, un attimo, abbiamo delle immagini, vai avanti ancora, no, proprio avanti, ecco qua. Bene, queste immagini qua, andiamo, siamo alla stazione di Crotone, Vincenzo Saggese è un imprenditore di Crotone, vai. Sì. Dicevo, in seguito al tuo reportage, di cui vediamo le immagini, la Striscia la Notizia di Canale 5 ha ritenuto opportuno fare anche un servizio appunto su questo problema annoso che esiste alla stazione di Crotone. Sì, e poi mi ha chiamato l'autore Marco, proprio questo Marco Melloni. Mellone sì. Mi ha chiamato per informarci, anche perché andrà in onda questa sera. Andrà in onda questa sera alle 20.45. Questo servizio che in pratica, io non so se utilizzeranno anche alcune immagini nostre, della nostra televisione di RTC Tele Calabria, di Articolo 21, quindi non so se utilizzeranno anche queste immagini, però io ho dato la massima liberatoria per utilizzare anche le nostre immagini della trasmissione legata ad Articolo 21. Certamente la differenza tra il servizio che noi abbiamo fatto, che al binario, l'ultimo binario, se andiamo in fondo, loro quando sono arrivati non c'era nulla.
Sì, in effetti diciamo nella stazione vera e propria, nel lato passeggeri intendo, hanno ripulito lasciando, come stiamo vedendo adesso nelle immagini, la stessa situazione. Ma questa situazione che noi vediamo, questa situazione alla stazione di Crotone è ancora così? Sì, 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 è così come la stiamo vedendo in questo momento. Non è stato toccato niente, anzi è ancora peggiorato rispetto. Sì, sì, certo. Bene, questa è la stazione di Crotone, ecco perché il sindaco Peppino Vallone è anche ultimo nella classifica dei sindaci meno amati d'Italia. Questa è un problema, dice, che la stazione ferroviaria doveva intervenire, le ferrovie italiane. Io da sindaco, da pubblico ufficiale, obbligo le ferrovie, obbligo chiunque a trovare una soluzione. Il prefetto con gli strumenti che ha, ma è uno scandalo vedere queste cose alla stazione di Crotone. Andiamo avanti al mio regista Franco Selvaggio, per favore, se vai avanti nell'alto binario dove c'erano proprio la stazione, da quando abbiamo incontrato le forze dell'ordine lì, avanti, vai ancora avanti, grazie, velocemente, ecco queste immagini qua, queste che Vincenzo puoi commentare, forse queste saranno utilizzate probabilmente da Striscia Notizia, che mi faceva appunto i complimenti per il servizio che noi abbiamo fatto, e noi come sempre anticipiamo nei tempi un po' quello che abbiamo fatto negli ultimi 25 anni a raccontare il territorio, nel bene e nel male, caro Vincenzo. Comunque abbiamo svegliato un po', voglio dire. Sì, proprio, ecco, Striscia la Notizia non fa altro che fare quello che fai tu, mettere in evidenza tutte queste problematiche che lo Stato in genere, diciamo, gli enti pubblici non vedono o non risolvono. Tu lo fai a livello regionale, Striscia la Notizia a livello nazionale, ma fate lo stesso servizio è un servizio pubblico che rendiamo alla Calabria, ma non solo, noi spesso ti informo, Vincenzo, che andiamo in onda in Italia e all'estero, con Raggio di Sole siamo collegati con 36 nazioni e siamo spesso in nazionale, quindi volevo dirti che non è solo un programma regionale, ma noi andiamo in onda in Italia e all'estero spesso con i nostri progetti, compreso Raggio di Sole che partirà a giugno. Senti, io ti ringrazio, bene, insieme... Volevo solo dirti, ecco, questa parte della stazione è stata ripulita da una decina di giorni, sì e no. Questa è dove c'è il settore passeggeri vero e proprio, mentre a 100 metri di distanza, dove stiamo noi, lavoriamo da 1950, e ci troviamo in un campo profughi di scarica. Ecco, non so neanche come definirli in maniera corretta. Bene. Però è così. Tu la situazione igienico-sanitaria l'hai potuta verificare, filmare, oltre che vedere di più. Assolutamente. Vincenzo, intanto questa sera vediamo un attimo cosa accade con Canale 5, che al di là di articolo 21... Grazie al reportage che abbiamo fatto noi, si sono svegliati anche loro nei confronti della stazione, questa è la stazione, grazie regia di Crotone. Dimenticavo solo una cosa, che Marco Melloni, quando mi ha citato te, ha detto che è l'autore di articolo 21, quindi evidentemente anche lui conosceva la tua trasmissione e la tua televisione. Bene, ha chiamato, è stato gentilissimo e ci ha ringraziato per tutto quello che facciamo. Grazie ancora, Vincenzo. Grazie. Allora, di cuore per quello che fai. Adesso invece, Vincenzo, tra poco ti faremo vedere invece un'eccellenza calabrese nel mondo. Perché noi di solito, come si dice, ci piangiamo, noi raccontiamo quello che non va, ma lo raccontiamo nella speranza che possiamo costruire una Calabria migliore, no? Una Sicilia migliore, certo, una Puglia migliore. Certo. Non è che lo facciamo. Ci sono anche le eccellenze, cose positive ce ne sono tante. Bene, e noi lo facciamo perché vogliamo raccontare e vogliamo svegliare quelle coscienze, le autorità competenti, perché l'informazione si ferma nel momento in cui noi avvisiamo quello che facciamo vedere attraverso le nostre telecamere, ci sono poi le autorità competenti pagate per risolvere i problemi dei cittadini. Noi di questo servizio pubblico non percepiamo neanche un centesimo, né
dallo Stato, né dalla Regione, né dal Comune, né dalla Provincia. Grazie alle risorse private dei nostri sponsor noi andiamo avanti. Ecco perché siamo liberi e siamo battitori liberi. E grazie Vincenzo Sangese. Beh, è una cosa incommiabile. Comunque. Grazie ancora. Grazie a te e a tutti i tuoi collaboratori. Beh, grazie ancora. Andiamo in pubblicità e poi guardati questa eccellenza calabrese. Un'eccellenza, pensa, che questa azienda fa dei brevetti nel mondo unici che nascono dalla Calabria. A tra poco. Eccomi qua di nuovo. Ciao Guerino, come stai? Beh, so che ci vuoi parlare di un'amica. Non so se è un'amica, intanto tu sei un amico, parlami dell'amica allora. Sì, è un'amica molto particolare, in pratica si tratta proprio della rata amica. Ah, è una rata amica, quindi una rata amica legata a un salotto. Certo, abbiamo la possibilità questo mese di dare a tutti i nostri clienti l'acquisto di un divano a tasso zero, con nessuna spesa di avvio pratica, nessun costo aggiuntivo, quindi un vero e puro tasso zero. Un regalo, come sempre, per quelli che conoscono mai divani Bainatuzzi a Lamezia Terme e a Rende, quindi una buona occasione anche nel mese di novembre, ma una partenza straordinaria. Certo, questo mese offriamo anche un divano molto particolare che è il divano Diesis, un divano che si può avere sia nella versione in pelle che nella versione in tessuto, anche la possibilità di un box contenitore e di un letto all'interno con delle testate regolabili e un profilo a contrasto. Il cliente può scegliere ovviamente tutti i colori della nostra mazzetta e la possibilità anche di avere il divano nella versione antimacchia, cioè utilizzare il solito smacchiatore per poter pulire sia il pellame che il tessuto. Quindi un prodotto che all'interno monta un letto completamente ortopedico, quindi ipoallergenico, e dà la possibilità al cliente di riposare tranquillamente. Beh, parliamo sempre di salotti di classe. Certo, sono divani di una certa qualità, ormai lo sappiamo, tu sei il nostro testimonial, diamo la possibilità al cliente di variare nei nostri prodotti, dai divani a letto, divani trasformabili, divani con meccanismi motion, soft touch di ultima generazione, divani con impianto surround, ormai conosci bene il nostro prodotto, sempre al top. Bene, vi aspettiamo, buona la prima. L'hai amato. Coccolato. Pensavi sarebbe stato per sempre. Ma da oggi puoi innamorarti di un nuovo divano grazie all'esclusiva formula Rata Amica. A partire da 50 euro al mese, con finanziamento a tasso zero e senza costi aggiuntivi. Divani e divani by Natuzzi. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, fotoottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria. Risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali, Corigliano Calabro. Expert Calabria, il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria. La storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. Ok. Hello?
ma è l'entusiasmante smartphone Huawei P8 Lite. LTE, display HD da 5 pollici, fotocamera da 13 megapixel e potente processore octa-core. Da Expert con l'incredibile svuota tutto a soli €229,90. Offerte valide dal 30 dicembre 2015 al 17 gennaio 2016 nei punti vendita aderenti. Con lo svuota tutto Expert hai sconti irresistibili su tantissimi prodotti. Solo da Expert! Porto Pirgos, acqua, terra, sole e aria. La natura accende l'emozione di essere vivi. Immerso nel verde e incastonato nel mare come un diamante. Un angolo di paradiso sospeso tra terra e mare. È l'emblema di un lusso estremo e raffinato. Morbide sinfonie di colori, illuminazioni delicate, mobili preziosi e oggetti rari. Uno staff attento a esaudire tutti i desideri e soddisfare le aspettative degli ospiti più esigenti. L'incanto dei luoghi, le suggestive terrazze panoramiche, gli intensi colori della piscina, la creatività dei nostri chef e la tradizione rendono Porto Pirgos una cornice fiabesca per organizzare un matrimonio indimenticabile. La musica del mare è il suono dello spirito. Suite esclusive, una differente dall'altra. Ogni particolare è stato ideato per creare un ambiente unico, dove lusso ed eleganza si uniscono armoniosamente. Il gusto estetico è accompagnato da comfort di alta qualità e la vista è appagata da un panorama mozzafiato. Porto Pirgos Hotel, 5 stelle da sogno. Info 0963 600 458, 0963 600 690. Parghelia, Vibo Valentia, www.hotelportopirgos.com. Entra nella City Spa dell'Hotel Guglielmo. Regalati la raffinata bellezza che nasce dal profondo del tuo essere. Anche tu hai il diritto di viziarti. Info 0961 74 19 22 347 56 59 597 www.hotelguglielmo.it. Buon pomeriggio amici di Articolo 21, siamo a Catanzaro, precisamente a Sarottino. A Sarottino c'è una grande realtà, parlando, sapete benissimo che Articolo 21 racconta tantissime realtà. Spesso quando si parla di zone industriali raccontiamo molte imprese. Molti hanno derubato le zone industriali, spesso venivano anche dal nord, con complicità legata a sindacati, politica corrotta. Parliamo degli ultimi 20 anni del disastro che abbiamo fatto. Però siamo anche capaci di raccontare, lo facciamo sempre, aziende di eccellenza, aziende che danno veramente il prestigio al territorio calabrese in maniera straordinaria. Oggi siamo alla Technal System, accanto a me c'è il direttore generale, uno dei dirigenti, tra l'altro figlio del titolare, Giovanni Mancuso. Salvatore Mancuso, buon pomeriggio e benvenuto. Perché noi siamo qua? Perché spesso noi passiamo, vediamo, sappiamo c'è la Technal System, ma non sappiamo cosa fa la Technal System, cosa c'è dentro, cosa batte nel cuore della Technal System. Siamo un'azienda metalmeccanica suddivisa in diverse divisioni
concentrata esclusivamente sul settore del sistema per oscuramento nella sua parte più importante. È in una parte dedicata, che è quella in cui ci troviamo, che potrebbe essere definita una sorta di supermercato per gli artigiani serramentisti, ossia coloro che debbono realizzare i serramenti delle nostre case. L'impatto arrivi qua, l'impatto, cioè chi entra nelle case delle mamme che ci stanno guardando arriva qui e capisce cosa ha bisogno. Esatto, e voi accontentate subito questa gente, perché loro sono quelli che poi il vostro prodotto lo distribuiscono al di là dei grandi grossisti o quello che è la distribuzione in Italia all'estero. Sono il cuore pulsante della Calabria artigiana, i serramentisti, quelli che sono legati al mondo dell'edilizia e che cercano di soddisfare le esigenze della signora Maria, come la amiamo definire, e degli architetti che comunque coordinano e collaborano con chi costruisce o ristruttura casa, per renderla anche cromaticamente più efficiente e soprattutto anche negli ultimi anni anche efficiente da un punto di vista di risparmio energetico e di trasmittanza termica. Quindi stiamo parlando di ingegneri, tecnici, di progettazione, di gente che quando anche nella costruzione decide cosa mettere come serramenti, perché è importante in quello che è poi la struttura finale. Assolutamente sì, anche perché le nuove normative hanno imposto per ogni singolo comune d'Italia di far rispettare a chiunque installa dei nuovi serramenti un coefficiente che è adeguato all'altitudine del paese, che garantisca un risparmio energetico in linea con quelle che sono le normative europee. Bene, al di là di questo sapete benissimo che oggi si possono scegliere i colori, si possono scegliere, cioè una perché voi il prodotto oggi, almeno per quanto riguarda Roltech, voi lo date finito. Abbiamo, come si suol dire, cambiato pelle nell'ultimo periodo e siamo riusciti ad entrare sul mercato con un prodotto estremamente innovativo che deve essere distribuito come prodotto finito, quindi da un'azienda B2B, ossia azienda dedicata alla costruzione di prodotti che poi devono essere ulteriormente lavorati, stiamo diventando un'azienda che porta il prodotto finito nelle case degli italiani. Ecco, e non solo. Non solo, non è solo orientabile, anche di grandi dimensioni, perché vediamo che questa, ecco, cioè ci spieghi perché poi entreremo dentro, perché attenzione, stiamo partendo dalla parte finale, dovremmo partire al contrario, dovremmo partire dalla produzione, no, partiamo dalla parte finale, perché voi avete, credo, 11 brevetti mondiali. Assolutamente sì, e fiore all'occhiello, come dicevi benissimo, è proprio l'ultimo brevetto che abbiamo presentato sul mercato lo scorso anno nella Fiera Internazionale di Stoccarda, che è Roltech, che è una perfetta sintesi fra due prodotti che fino a poco tempo fa erano completamente distinti e separati, ossia la classica tapparella che si avvolge nei cassonetti che abbiamo in tutte le case e la persiana orientabile con le stecche mobili. Siamo riusciti, grazie un unico prodotto, alla collaborazione di tutto lo staff della Technal System, ed è venuto fuori Roltech, che oggi è il nostro fiore all'occhiello mondiale e ci sta dando veramente una prospettiva per il futuro, perché poi tutti quanti noi viviamo di risultati, di obiettivi, di prospettive. In un momento buio come quello che abbiamo attraversato e attraversato l'Italia, per noi averci dato un focus, un obiettivo da seguire, esserci rimboccate le maniche, non aver perso e cosparso lacrime per andarci a piangere, ci ha stimolato e i risultati credo che sono sotto gli occhi di tutti. Salvatore, in maniera molto tranquilla, qui abbiamo questa persiana, noi l'abbiamo vista anche nello spot, abbiamo questa. Ecco, fammi un attimo capire, perché vedi, noi di Articolo 21 cerchiamo anche di far capire al vasto pubblico di Articolo 21, alla famiglia, cos'è? Perché io quando l'ho vista ho detto, ma è meraviglioso, perché in un attimo non solo... È molto intuitivo come prodotto. E allora è una cosa che ti trascina in qualche maniera. Ecco, io ti dico una cosa, se dovessi fare... Io sono un commerciale, no? E quindi vendo il prodotto Raggio di Sole, Articolo 21, vendo i miei prodotti. Ma se io dovessi essere un rappresentante della Technal System, questo per me sarebbe... mi sfonderei di soldi, perché lo venderei talmente facile... No, io credo che... Concordo con te. E quella cosa che tu vedi, dici, ma questo cammina da sole, è come quando dici, ti presenti, dici qua Roltech, è come se mi presentassi dal gioielliere a vendere Rolex.
Ecco, questo è quello che ti ho fatto, questo parametro, questo paragone, per farti capire perché è bello il prodotto e si può vendere facilmente. E questo è quello che mi ha creato. Anzi, ho pensato nel commerciale anche addirittura in questo senso. Assolutamente sì, guarda, io... Non so se questo entusiasmo che io ti ho trasmesso... È un qualcosa contagiosa, lasciami dire, perché ho, negli ultimi 2 anni ho girato ogni punto dell'Italia e... Da venditore, ecco quale anch'io mi considero, esordisco con un'unica parola, dice, non parlo io perché sarei di parte, faccio parlare il prodotto, quindi non faccio altro che chiedere alla gente di premere quel suo pulsante. E il prodotto si descrive da solo, quindi come una tapparella normalissima va su e giù. Certo. Ma sono tutti con il motore o anche... Assolutamente, sono tutte motorizzate almeno in questa versione. E come una persona orientabile io decido di decidere anche bloccare l'inclinazione delle lamelle da 0 a 110 gradi in qualunque posizione desiderata. Ecco, ma tu l'altro giorno, quando mi hai fatto, prima di incontrarci, di fare questo, mi hai fatto una cosa che hai detto, ma vedi che la rompi, che cosa hai combinato? Perché hai fatto anche delle prove, no? Sì, nasce... questo ci tengo molto a ribadirlo, come un sistema dedicato all'oscuramento, quindi alla protezione solare, però essendo, anche sulla sicurezza, essendo realizzata in materiali importanti, quindi alluminio, profili di alluminio estrusi, elementi d'acciaio, noi riusciamo anche a garantire un elevato sistema di sicurezza. Ribadisco, parte e muore come un sistema oscurante, ma adesso vi farò una piccola dimostrazione pratica. Mi ha colpito questa cosa, vai Salvatore. Riusciamo a garantire, a differenza di una persiana comune, la possibilità di non estrarre mai la lamella e soprattutto di garantire un forte sistema di antisollevamento. Quindi di fatto è bloccata. Perché essendo già girati questa cosa non puoi... Ma perché all'interno ci sono un meccanismo in acciaio inox ad alsole contrapposte, che quando io vado a fare questo tipo di forza, questo tipo di pressione, ogni asola lavora una in contrario dell'altra e mi blocca il sistema di risalita. Invece quella cos'è? Vediamo un attimo, perché vedo un telecomando lì. Assolutamente sì, il prodotto è presente in doppia versione, quindi identica sistema, ma la possibilità di avere un motore meccanico, quindi uomo presente, come sto facendo io in questo caso, agendo dal classico pulsante che si trova al muro, fino al sistema di motorizzazione elettronica, quindi inserito anche nei nuovi concetti di domotica home, quindi lo stesso identico in casa, tipo in una di funzionamento villa. Lo posso gestire da in via remota, dai telecomandi. E a letto, per esempio, il camion a letto. Infatti è la prima cosa che uno si immagina quando vede questo prodotto è quella di stare comodamente sdraiato sul letto, sul divano, e potersi tranquillamente gestire quella che è il suo gradimento di luce o di buio in funzione di quelle che sono le esigenze dello specifico momento. Quanto, questo è, diciamo, può essere per i grandi condomini, può essere per la villa. Anche perché tecnicamente cambia il sistema, la qualità, i colori, cos'è in questo caso? Ma dicevo, si tratta di un estruso di alluminio, quindi come tale può essere colorato, lasciami passare questo termine, in qualunque tipo di colore uno abbia esigenza, quindi dalle finiture RAL, quindi colori monocromatici, agli ossidati e agli effetti legno, che sono quelli che oggi vanno per la maggiore. Bene, noi siamo partiti dal punto finale di una chiusura di un'intervista, punto dell'iceberg, è vero. Invece andiamo adesso a vedere come nasce Roltec, cosa accade all'interno di questa azienda, così capiremo tutte e due insieme. Poi spero di incontrare anche papà e di conoscere tanti i collaboratori, perché questa azienda nasce che anno? Nel 1986 ci siamo insediati per la prima volta in questa sede. Dipendenti prima e oggi? Guarda, oggi siamo intorno a 100 diretti più l'indotto. 100 diretti più l'indotto, anche perché la tecnologia di questa azienda è di altissimo livello. Ma sai, con un mercato che tende sempre a
favorire prodotti che arrivano dall'estero a basso costo. Noi abbiamo messo in piedi un sistema di senza mai inficiare il livello qualitativo che per noi è sacrosanto, abbiamo agito sui costi industriali, quindi automatizzando il più possibile, come vedrete nel corso del nostro tour, quelle che sono i processi produttivi. Attenzione, per un'azienda calabrese lavorare in Italia e all'estero è molto più difficile che di un'azienda che nasce a Bergamo. Abbiamo due elementi fondamentali che ci penalizzano. La prima è la logistica. Siamo lontani da ovunque. Ovunque ti proponi sei distante. E soprattutto la licenza, questa... pronti via, quando io mi paragono a un mio collega di qualunque altra parte d'Italia, esordisco con la richiesta da parte del mio interlocutore. Da dove venite, dove siete? Affermo anche con un io a petto gonfio sono calabrese, mi viene risposta quindi io pronti via, parto meno 10 rispetto a meno 10 allora invece adesso vi faccio vedere come invece tecnicamente, professionalmente siamo più 100. Andiamo Salvatore. Eccoci all'interno. Beh, quando poi arrivi, Salvatore, leggi il buio e la luce, due assoluti regolati da una grande idea. Perché questo slogan? Perché questo momento? Anche perché qui siamo nel primo, diciamo, capannone legato a quella che è la produzione di Roltec. È il primo step dove nasce e prende forma il nostro concetto di business, la nostra idea, ossia elementi che servono a regolare l'ingresso più o meno della luce all'interno delle abitazioni. Salvatore, la cosa che mi ha colpito sempre, poi sono quelle cose che poi ci chiederò, Tecnan System nasce, intanto uno studio sicuramente, papà ha chiesto perché Tecnan System, quando è nato questo logo, quando vi siete trasferiti qui o già c'era? Ma è nato casualmente, perché la prima azienda che ha messo in piedi mio padre si chiamava Ital System, quindi che era dedicata al commercio dell'alluminio. Poi nasce il concetto di produzione molto tecnologica sin da subito, quindi la fusione tra Ital System e tecnologie ha dato il nome Tecnal System, che suona benissimo. E andiamo all'interno, qui ci sono degli uffici, ci racconti, ci fai un po' da cicerone. Assolutamente sì, qui abbiamo un reparto molto importante dell'azienda, che è quello ricerca e sviluppo, oltre alla direzione commerciale. Quindi da qui si articola anche la logistica per quello che è la consegna di tutti i nostri prodotti in giro per l'Italia e per il mondo. E loro da qui praticamente controllano tutto quello che accade? Assolutamente, la produzione, noi non abbiamo magazzini, noi produciamo tutto in funzione delle richieste che abbiamo. Quindi da noi il magazzino non esiste, viene tutto prodotto su misura. Praticamente richiesta. Just in time. Richiesta, vendita. Perfetto. Straordinario, che non hai deposito, non hai nulla, e deposito inteso per la consegna. Abbiamo solo componentistica, poi come vedrai all'interno dell'azienda noi produciamo tutto quello che ci serve in questo stabilimento. Benissimo, partiamo da qua, primo step, cosa accade? Faccio una descrizione velocemente, anche perché qui abbiamo tutti i grandi professionisti che voi avete formato nel tempo. Assolutamente sì, abbiamo una media di collaboratori a livello d'età importante, perché il più giovane ha almeno 15-20 anni di collaborazione con noi. 15-20 anni di esperienza maturata sul campo, crescendo anche, fate dei briefing in merito a quello che è il progetto e il nuovo brevetto poi alla fine. Assolutamente sì, abbiamo un team molto coeso con il quale determinate cose si mettono in piedi con relativa facilità ormai, per il tipo di feeling e di sintonia che siamo toccati nel corso degli anni. Come nasce Roltec? Allora, qui siamo sul sistema di produzione dei meccanismi delle persiane orientabili, quindi da qui si parte con delle barre di alluminio che passano all'interno di questa macchina, ripeto, tutte le macchine che vedete sono state realizzate su misura, in funzione di quelle che sono le nostre esigenze. Non ne troverai un altro uguale nel mondo, perché servono esclusivamente a creare i nostri prodotti. Quindi voi avete chiesto a queste aziende la tipologia di macchine per produrre il vostro prodotto, sì. E su misura vi fanno le macchine? Assolutamente sì, vengono degli ingegneri che fanno parte di queste aziende, stanno con noi per un certo numero di giorni per capire qual è
l'esigenza di quel tipo di lavorazione da fare, e in funzione di questo tirano fuori una progettualità di massima, un'idea. Quindi, come vedrai, anche qui gli operatori hanno poco spazio di manovra, per il semplice motivo che tutto gestito in maniera robotizzata. In questo caso questa macchina cosa fa? Questa macchina crea, in poche parole, il supporto in cui andranno gli elementi orientabili, che si inserisce all'interno dell'anta della persiana. Proseguiamo anche nella... Scende giù in quella... Contestualmente trancia e pressa e fora. Ora farò vedere un pezzo. Un attimo, che come trancia in questo momento, eccolo che adesso scende giù. Eccolo qua, l'abbiamo visto in questo momento straordinario. Quindi il tecnico cosa fa? Il tecnico solo guarda? Fondamentalmente sì, fa da controller. Diciamo è un supervisore della situazione. Assolutamente. Intanto guarda i tempi, se non si blocca qualche pezzo. Ma infatti abbiamo una efficienza dei nostri prodotti che è pari al 99,9. Perfetto. Abbiamo in alto sempre un'altra macchina. Infatti ci siamo permessi di farci certificare come azienda dalla QLR, quindi dai Lloyds. Un biglietto da visita molto importante quando ti presenti all'estero, perché all'estero questa certificazione i certificati di qualità sono estremamente importanti. Esatto. E poi sono aziende che queste non regalano i certificati di qualità, ma guardano sicuramente la tecnologia. Sono qui i nostri primi controllori. Abbiamo già altre macchine. Siamo con la parte, lì abbiamo visto la parte anteriore del comando, qui la parte posteriore, quindi il tipo di lavorazione che lavora in simultanea. Sempre sono delle astine in alluminio che vengono forate e tagliate, quindi con lo stesso identico interasse dell'elemento che hai visto prima. Sempre con quella qualità che dicevi tu, di quel prodotto forte che serve a garantire gli anni della persiana avvolgibile, in questo caso anche della tapparella. Questa macchina invece fa più o meno lo stesso identico tipo di lavorazione che abbiamo visto precedentemente, per aumentare la produzione. Assolutamente. Ecco, diciamo uno dei primi macchinari che abbiamo utilizzato per poi arrivare a quello lì, perché quindi, questa diciamo è la mamma, è la mamma, la figlia o il figlio, e quelle sono le figlie. Bene, questa è per far capire che questa era una macchina utilizzata prima, poi con la tecnologia, il sistema, la capacità produttiva avete aumentato anche in merito a quelle che sono le innovazioni. Come dicevi tu, abbiamo 11 brevetti, quindi cosa succede? Su quella macchina che hai visto ora è dedicata alla realizzazione di un brevetto un attimino che richiede numeri meno importanti rispetto ad altri. Nasce qui questo prodotto? Sì. Cos'è questo prodotto? Questi sono i tasselli da dove vanno inserite le persiane orientabili. Dopodiché tutte le lavorazioni che abbiamo visto fare nelle macchine precedenti qui si concretizzano, ossia viene prodotto il meccanismo vero e proprio. Quindi questi tasselli attraverso delle tramogge Quelle tramogge sono queste qua, sì. Addirittura si usa il sistema. Guarda un po', cosa fa questa tramogge, come l'hai chiamata? In poche parole, questa qui allinea per verso e per direzione i tasselli, onde evitare che la macchina, che è un robot, si blocchi. Quindi le allinea in maniera perfetta, in modo tale che l'elemento destro e l'elemento sinistro camminino sempre insieme. I pezzi sono talmente perfetti, se c'è una piccola differenza ferma la macchina, è vero? Assolutamente sì, infatti le nostre tolleranze contemplano i decimi di millimetro. Anche perché nel montaggio il tecnico non deve lamentarsi che non riuscite a montare la persiana, o c'è un problema nel montaggio vostro, perché voi la chiudete, diciamo, il rapporto lo vedete qua. E inficerebbe tutto quanto, anche perché noi forniamo tutti i prodotti a marcatura CE, e quindi poi questo succederebbe, entrerebbe luce, entrerebbe acqua, e quindi il prodotto finale sarebbe non idoneo alla qualità dell'azienda, alla nomea che c'è in giro l'azienda. Perfetto, stiamo percorrendo, facci un attimo sempre, raccontaci, adesso c'è il prodotto lì in pratica. Assolutamente sì, il prodotto pronto ad essere scatolato è il prodotto con il quale i serramentisti eccolo qua, le persiane orientabili. Quindi questo qui è tutto quel processo che abbiamo visto nella fase iniziale. Non ancora. Questo qui è il meccanismo che servirà poi per realizzare le persiane orientabili.
E come vedi, cammina in simultanea. Questo è Roltec, parliamo di Roltec in questo caso. No, questo qui è uno dei prodotti di punta della Tecnosystem. Ah. Quindi le persiane orientabili. Orientabili, non è... No, ma... Roltec lo vedremo, lo vedremo nel corso. Perché io appena ho visto che si apriva detto sarà Roltec, invece no, questo è uno... Assolutamente, noi ti dicevo, siamo specializzati nel settore dell'oscuramento, quindi... Persiane orientabili è il nostro focus. Ah. Siamo entrati nella tapparella che era considerata. Grazie a questo poi avete fatto Roltec. Assolutamente, in poche parole abbiamo fatto questo identico meccanismo che però invece di essere predisposto su un elemento rigido, perfetto, si arrotola. Si arrotola, questa è ecco, perché si chiama, ecco perché si chiama Roltec. Ecco. Roltec. Eccolo lì. Arrotola? La fonetica ci aiuta molto. Benissimo, grazie. Noi continuiamo ancora, vediamo un po' cosa vediamo. Credo che dobbiamo andare in un altro. Scomparti in un'altra parte dell'azienda, esatto, questa è la prima fase, primo step. Sì. Poi qui viene gestita la logistica, infatti vengono, come ti dicevo, noi non facciamo magazzino ma lavoriamo solo su commesse. La cosa straordinaria è che confezionate pacco, cioè controllate fino alla spedizione, diciamo. Assolutamente tutto. Sì, noi abbiamo anche un sistema di tracciabilità del prodotto, sappiamo l'operatore che l'ha confezionato quando l'ha confezionato, perché come vedi inserisce i propri timbri personali, quindi abbiamo la possibilità. Scusa fai vedere un attimo, perché puoi alzarlo questo? No, perché a un certo punto ha inserito un timbro personale dove questo timbro è lui, è la sua firma. Assolutamente, i due operatori che hanno accoppiato destro con sinistro. La tracciabilità anche da dove partire, se ci sia un problema. Chi l'ha firmato? Assolutamente, anche la data in cui è stato prodotto il pacco. Il pacco. Questo parte domani, parte oggi? Questo partirà nei prossimi giorni, perché poi qui abbiamo il sistema di logistica col quale spediamo con i nostri mezzi in giro per l'Italia e per il mondo tutti i prodotti che realizziamo. No, mi ero fermato perché ho visto l'indirizzo, no? Perché ho letto India, ecco, perché poi la cosa straordinaria, ecco, questo fatto di mettere Made in Italy in grande, perché loro ci tengono, è vero Salvatore? Ma assolutamente sì, all'estero ci viene riconosciuta la nostra creatività, il nostro ingegno, quindi ci tengono anche che nell'imballo, sul packaging, sia messo in maniera evidente che questo è un prodotto italiano. Italiana che... Quindi inutile dirlo, il Made in Italy ancora ha un grosso appeal, una grossa attrazione sui mercati esteri. È vero, perché sono stato a Seul e devo dire lì, al di là della moda, la cultura, l'alimentazione, ecco, la nostra tecnologia lì alla grande. So che state cercando di entrare in questo grande mercato. Stiamo entrando anche con una collaborazione con Matteo Tubertini, nello specifico, che ha preso a cuore, quindi questi mercati li sente suoi, e ha apprezzato anche lui la bontà del nostro prodotto Roltec, facendosi portavoce di un potenziale inserimento di questo prodotto in un mercato asiatico in forte espansione come quello della Corea. Bene, siamo arrivati in una... qui, diciamo, caro Salvatore, qui nasce Roltec. Qui nasce Roltec, sì. Dal momento in cui arriva la commessa, quindi la richiesta da parte dell'utente del prodotto Roltec con le dimensioni della finestra di casa sua, poi provvediamo alla produzione. Chiedo scusa, quando tu mi dicevi prima che voi non avete deposito, esatto, ma in merito con il codice bar finisce un prodotto, quelli ordinano subito il prodotto che finisce o ordinano in merito alla richiesta del cliente? In merito alla richiesta del cliente, quindi noi abbiamo tutti i semi lavorati pronti sempre a disposizione e quindi realizziamo in funzione di quello che è la commessa specifica. Cosa significa risparmiare intanto tempo e lavorare su quello venduto già? Ma sai... Lavorare sul venduto? Assolutamente sì, e soprattutto non esiste in Italia una finestra uguale all'altra, un colore di un fabbricato uguale all'altro, e quindi devi fare tutto in funzione di come te la richiedono. C'è una richiesta, quindi anche lo stesso architetto, il design, chi vuole, il progettista vuole, dice, me la fate così, voi fate il prodotto in quei termini. Certamente sì, poi non, come si suol dire, non è tutto oro quello che luccica, perché poi
non avendo i prodotti secondo le richieste, deve poi avere una serie di colori sempre pronti a disposizione, degli sfridi importanti, perché poi quando hai fatto la tapparella rosa, ci è capitato di farlo. Rosa? Sì, assolutamente sì, l'abbiamo fatta. Questa è Roltec, questo signore cosa fa? La confeziona proprio lui? Cioè, cosa fa lui in pratica? Questo è un banco semiautomatico di assemblaggio, realizzato anche questo in funzione di quelle che sono le nostre esigenze produttive. E in poche parole... Qui c'è il lavoro artigianale. Mette in piedi, completa quello che sono le varie fasi che avvengono in quella area lì, in cui vengono tagliati i profili di alluminio. Scusi, Salvatore, no, mi scusi, lei proprio ci mette le mani qua, proprio, eh? Sì. In pratica lo confeziona, lo chiude, lo sigilla e controlla... Fino all'ultimo la perfezione, no? Dall'inizio alla fine, si deve controllare per bene tutto quanto. Praticamente quando gli arriva a casa è firmato col tipo pure suo, questo no? Assolutamente sì. Hai capito, eh? Quanto ci piegate? Dipende dalla misura, dalla grandezza ogni prodotto? Della persiana, della serranda, dipende. Questa per esempio com'è? Questa è una, non ha una misura standard? Cos'è? Prodotta per funzione di quello che gli serve, giusto? Al secondo sì. Salvatore, bene, ho visto che qui ci mettono proprio le mani. Certamente, è come ti dicevo un prodotto finito, quindi quando arriva all'interno di abitazione è pronto per essere installato. Questo è il Roltec, che in pratica poi questo va, dov'è la parte del motore? Eccola qua, questa è, viene legata, esatto. Certamente, quindi questa qui andrà inserita sul rullo di acciaio che è inserita all'interno dei cassonetti, e qui saranno predisposte due guide laterali sulle quali questo meccanismo camminerà. Questo è in inox? Assolutamente, quindi quello che ti dicevo prima in fase di descrizione, l'acciaio inox ad asole contrapposte, che mi consente di evitare la salita non autorizzata dell'elemento, del prodotto. Voi avete una collaborazione dei motori, perché è molto importante, voi lavorate con un'azienda tedesca, mi pare. Noi abbiamo due collaborazioni molto importanti, la Nice, che è una multinazionale tedesca, e la Somfy, che è una multinazionale francese. Sono le aziende con le quali abbiamo chiuso questa collaborazione e che motorizzano il prodotto Roltec. Motorizzano il prodotto Roltec, che tra l'altro altre aziende certificate di grande livello che garantiscono il motore in questo caso. Assolutamente, siccome loro corredano il nostro prodotto, è chiaro che prima di concederci l'utilizzo di componentistica di alto livello, loro hanno verificato in maniera puntuale la bontà del prodotto. Ma quella è la fase? Sempre la fase di montaggio. Però un'altra fase di montaggio, però la parte più importante, diciamo una delle parti più importanti, avviene qui. Qui giunge la commessa, che viene comunicata dagli uffici, la vediamo qui. Eccola qua la commessa, ecco. Questa è la commessa. Quindi sappiamo qual è la distinta di taglio per quale cliente e che tipo di profilo dovrà tagliare, in che dimensione e per quanti pezzi verranno tagliati. Arriva la commessa, il tecnico. È già stata caricata sul computer nell'ufficio logistico che abbiamo visto, quindi lui c'è un riscontro sia elettronico via rete e sia cartaceo, per evitare di fare qualsiasi tipo di errore. Dopodiché vengono tagliati i singoli componenti della Roltec. Prima gli è stata inserita una guarnizione in gomma che consente l'ermetica chiusura e la silenziosità del prodotto. E dopo vengono tagliati e portati sui banchi di assemblaggio. Parliamo un attimo, dicevo, della sicurezza della gomma, anche diciamo, per l'acqua. Assolutamente, sia acqua, aria e vento, perché noi abbiamo ottenuto per il prodotto Roltec le certificazioni massime nella classificazione della tenuta acqua, aria e vento per il prodotto. E voi siete al top in questo caso per questa certificazione? Assolutamente sì. Ci poniamo sul gradino più alto di quelle che sono le indicazioni che propone la normativa sui prodotti oscuranti. Quando si parla di Europa, in questo caso voi andate in tutto il mondo, cambiano
le autorizzazioni, il passaggio, o è in merito alla certificazione che avete in Europa, vale anche per l'Asia o per gli Stati Uniti d'America? Ma guarda, l'unica differenza che noi abbiamo secondo il continente, ecco, esempio negli Stati Uniti c'è l'esigenza del Tornado, quindi adesso siamo anche in fase di certificazione del prodotto Roltec sulla resistenza ai Tornado. Mentre per quanto concerne altri continenti, altre nazioni, diciamo che l'Europa si è sempre posta al top come normativa, quindi in molti casi ci troviamo estremamente oltre quelle che sono le esigenze richieste. Lino, allora ti volevo far vedere quella che è la dimensione massima con la quale Roltec può essere realizzata come singolo elemento, quindi poi nella modularità si va ovunque, ma questa è la dimensione massima, quindi anche questo aspetto qui che è estremamente importante ci sta premiando, perché consente di utilizzare Roltec dove in quelle ville dove ci sono grandi aperture, degli scorrevoli, quindi parliamo di 3 metri luce unica per 2,40 m. Per 2,40 è grandissimo. È veramente enorme. Parliamo quasi di una porta di garage. Quindi anche qui. Quindi quelle grandi vetrate possono essere chiuse anche con questa. Senza alcun tipo di intramezzo possa inficiare lo spazio dei serramenti. Quindi, tu dicevi che poi anche ancora di più secondo poi il motore, secondo la potenza. L'unica limitazione è soltanto derivata dalla. Tipo di motore che poi diventerebbe estremamente importante, sarebbe un motore da serranda. Scusa, ma questa ora, per esempio, questa è talmente 3 metri che puoi entrare anche una macchina nel garage, volendo puoi utilizzarla, dico domando, io non so, forse non so se la domanda è attinente, ma chiunque potrebbe utilizzare anche in un contesto di una villa per averla bella, una chiusura del genere. Infatti siamo riusciti a realizzare, diciamo, a coprire le esigenze di un cliente russo per una villa a Monte Carlo che ci ha addirittura richiesto teli unici a 3,50 m, credo anche per quello che potrebbe essere una piscina coperta, l'ingresso, diciamo, la villa era molto molto bella, molto molto importante, e quindi siamo riusciti con delle accortezze. In questo caso avete mandato qualcuno voi a Monte Carlo? Assolutamente sì. Quindi, ecco, questo, seguite anche il cliente esigente che a Monte Carlo nella villa vuole dei lavori particolari, deve andare uno specialista in questo senso. Certo, noi abbiamo tirato fuori questo prodotto che è innovativo, quindi come logica conseguenza dobbiamo e possiamo fornire l'assistenza tecnica adeguata sia in fase di rilevazione delle misure che in fase di montaggio del prodotto. Benissimo, dove andiamo adesso? Proseguiamo dove... realizziamo le catene che poi completeranno il prodotto Roltec. Pensate, stiamo parlando di questo prodotto innovativo, ultimo nato della Tecnal System, ed è questa qui, queste sono le catene? Assolutamente sì. Vai, vediamo un attimo, queste sono le catene, un attimo, si possono aprire? Certamente. Ma questa è dove viene poi inserita? I profili di alluminio che abbiamo visto poco fa sul banco da lavoro. Qui nasce proprio questa catena che secondo l'esigenza la lunghezza viene perfettamente, essendo un elemento modulare, viene redatto, come dicevo prima, in funzione della commessa che ci viene richiesta. Sappiamo anche in questo caso qual è il tipo di cliente, chi l'ha prodotta, su quale commessa andrà, l'utilizzo che comunque ne verrà fatto. Benissimo, bene, bene. E da qui poi praticamente vediamo che il signore proprio la stanno montando, quel signore. Vedo che qui c'è qualche ragazzo anche. Ma siamo tutti relativamente giovani, qui è entrata gente appena diplomata, da scuola, oggi sono tutti padri di famiglia. Bene. Anche lui è un padre di famiglia, no? Quasi. Sì, sei sposato? Bene, figli? Due figli, complimenti. Ecco, lui che sta facendo? Sempre la catena? Stiamo realizzando, noi la chiamiamo pizza perché pizza. Quando andiamo all'estero, ti faccio uno specifico, quando andiamo all'estero con il prodotto Roltec non possiamo andare col prodotto finito, ma dobbiamo andare con la semicomponentistica. Abbiamo già chiuso 12 contratti a livello mondiale per la produzione di Roltec nei paesi di destinazione. Nello specifico questi sono prodotti che stanno andando a Singapore. A Singapore. È vero, sa anche di una pizza, sai i film di una volta che c'erano quelle, non so se si chiamano pizze proprio... Noi le chiamiamo pizze. Complimenti a noi. È anche facile venderle all'estero, c'è la pizza di Roltec.
Ok, andiamo, continuiamo ancora all'interno per raccontare questo grande successo calabrese, perché poi è importante raccontare questa azienda che ci rappresenta non solo in Italia, anche all'estero. La cosa importante è che poi i colori non è solo nero ma o bianco, sono 12 colori, è vero? Perché qui ne vediamo due, destra e sinistra, verde. E quest'altro colore che cos'è? Che sono dei colori che vanno molto sui colori legno, quindi Roltec ha una la possibilità di una personalizzazione così spinta, non soltanto sui profili d'alluminio ma anche sulla componentistica plastica. Infatti, come dicevi tu correttamente, oggi siamo sempre pronti a soddisfare le esigenze con un pronto magazzino basato su 12 colori. La cosa straordinaria è che oggi, una volta il rappresentante si presentava con la 24 ore o con il copia commissioni per vendere il prodotto, oggi ci presentiamo direttamente così. Quando ho parlato di entusiasmo di vendita, guarda, veramente, voi avete fatto una cosa straordinaria. Gli ha detto il rappresentante: prenditi la valigia che è questa e direttamente vendi il prodotto. Perché, guardate, c'è la presa, perché un attimo che ve la faccio vedere. La spina, ecco qua, c'è la spina, colleghi, cosa succede, Salvatore? Il prodotto parla da solo. Quindi rappresentante, no. Tu stai zitto. Come ti colleghi. Dicevo, teoricamente, ebbene, non ci sarebbero, per descrivere questo prodotto, qualunque video, qualunque brochure sarebbe riduttiva, perché non ha una immediatamente presa di quello che è il prodotto. Quindi facendolo, quando il prodotto parla da solo, credo che sia... Lo metti in funzione e via. Tanto avete messo i colori italiani, la bandiera Roltec, questo è il logo, no? Questo è così. Assolutamente sì, e poi da notare i dettagli che noi abbiamo inserito sia la lingua spagnola che inglese, eccola lì. Che sono le lingue più... No, perché le lingue più parlate al mondo, esatto. E questo è un prodotto dedicato al mondo, non è soltanto un prodotto dedicato alla Calabria. Bene, bene, siamo dove qui, Salvatore? Perché, prego. Allora, qui stiamo entrando, è il cuore dell'azienda. Assolutamente sì. Perché qui, il cuore dell'azienda qui? Perché qui prendono forma le prime idee che vengono fuori dall'ufficio tecnico. Quindi qui, in poche parole, ci realizziamo tutti gli strumenti necessari a produrre gli elementi in plastica che hai visto. Quindi fate gli stampi? Assolutamente sì. Hai usato il termine perfetto. Questi sono gli stampi, che sono questi in pratica. Questo... Ecco, facciamolo vedere, grazie, tecnicamente. Vuoi spiegarlo tecnicamente cosa avviene? In poche parole viene lavorato l'acciaio con elementi in rame che erodono la parte in acciaio, creando il negativo del prodotto che verrà realizzato. E che poi verrà inserito nelle macchine di stampaggio e tirerà fuori i pezzi che servono a produrre Roltec e tutti i prodotti tecnologici. Questo sempre il design, i tecnici che disegnano e che viene realizzato lo stampo in virtù delle vostre esigenze. Assolutamente sì, tecnici che poi avrò il piacere di presentarvi, anche perché sono tutti ingegneri calabresi. Ingegneri calabresi. Mi vuole spiegare cosa sta facendo lei in questo momento? Al momento stiamo fresando i tasselli che poi andranno a realizzare. Non si può aprire perché se no l'acqua ci... Sì, arriva addosso, ovviamente sì. Guarda lì, guarda. Antonio Bruni sta riprendendo, cosa sta facendo? È un tornio, cos'è? Questo è un centro di lavoro a tre assi. Questo è un centro di lavoro a tre assi? Sì. Che sta lavorando in questo momento? Acciaio. E quindi fa uno stampo, diciamo. Sì, sono i tasselli che avete visto prima nel piastro. Qui diciamo siamo alla perfezione della tecnologia, l'acqua che serve a raffreddare, no? Esatto, semplicemente a pulire e a raffreddare il pezzo che viene lavorato. Bene, e da qui poi il pezzo è finito? Sì, viene inserito nello stampo e di seguito lì allo stampaggio dove produrranno i pezzi in plastica. Grazie, invece realizzando questo stampo, tanto perché... Ah, eccolo qua, quello che stiamo vedendo lì che si sta lavorando è questo. Eccolo qui. Qual è questo qui? Parte? Sì, sì, sì. È questo qui. Quindi dalla carta al prodotto reale, eccolo qui. Eccolo qua, questo è il prodotto reale che stiamo vedendo. Quindi possiamo vedere. Ah, bene. Sì, ok. Ecco qui. Quindi dal progetto. Un attimo, dal progetto. Dal progetto alla realtà.
e questo è quello che esce fuori. Questa è soltanto una parte dello stampo, perché lo stampo è prodotto da diversi strati. E quindi questo stampo qui si realizza attraverso una serie di macchinari estremamente importanti e, come potremmo immaginare, anche estremamente costosi. Quello che ha descritto Maurizio è un centro di lavoro a tre assi, quindi lavora sull'asse X, Y e Z in tridimensionalità. Ci sono altri tipi di lavorazioni che vengono fatti con l'elettroerosione a filo, in questo caso, quindi viene incisa attraverso un filo di ottone ad alta densità l'acciaio, in poche parole fa uno che forse ci abbiamo giocato da bambini, che era il traforo. Il concetto è quello lì. E qui abbiamo un'altra macchina. Scende l'elemento in ottone sulla piastra dello stampo e attraverso una conduzione di elettricità corrode l'acciaio scavandolo, creando il negativo all'interno dell'acciaio. Ho capito. E qui il meno 175, meno 200, cos'è? È la pressione che viene esercitata. La pressione. La pressione, quindi buca all'interno, esatto? Sì, pressione e corsa, quindi è un mix di... pressione e corsa. Sì, di due elementi che servono a dare la percentuale di inserimento dell'ottone all'interno dell'acciaio. Macchine che arrivano da dove queste macchine? Sono macchine tedesche, ovviamente. Tutto tedesco. Ecco, tutto tedesco. Questa è la cosa che... forse sono i più bravi. Hanno seguito l'esigenze metalmeccaniche. Del resto le più importanti aziende nell'acciaio siderurgico sono sempre state tedesche. La cosa straordinaria, tu mi fai cambiare tanto, perché quanto è grande l'azienda? Si sviluppa su 50.000 metri quadri, di cui 20.000 metri quadri coperti. 20.000 metri quadri coperti, signori, oggi c'è un po' di vento in città, ma proprio... però va bene così. Adesso stiamo andando in un altro reparto, dove? Nel reparto dello stampaggio della plastica e dell'estrusione della gomma. Questo è l'ultimo come reparto, come capannone, è l'ultima fase. È l'ultima opera costruita su questo stabilimento. Bene, quanto è grande solo quest'area? 5.000 metri quadri. Bene, qui dentro ripetiamo cosa abbiamo, andiamo a vedere? Andiamo a vedere lo stampaggio della plastica e l'estrusione della gomma. Perfetto. Eccoci qua, siamo arrivati e questo è quello che abbiamo visto da fuori, e qui adesso incontriamo in questi altri reparti legati a delle macchine, perché tu mi parlavi, vantavi questa bellezza delle macchine, vero? Assolutamente sì, abbiamo automatizzato nel corso degli anni tutti i cicli produttivi, portandoli al top di quello che è l'esigenza che richiede il mercato. Quindi la guarnizione? Sì. Come hai visto prima il concetto del traforo, questo è ripropone un'altra cosa molto familiare nelle case, il concetto della pasta matic. È vero, hai ragione. Assolutamente sì, quindi lì ci sono delle tramogge che macinano, riscaldano gli elementi in gomma e in plastica. Che sono queste, eccoli qua. Allora. Sono dei pallini in gomma, sì. Simili alle morositas. È vero. Perfetto. E vengono inseriti in questa tramoggia e vengono trafilate come si farebbe con la pasta, perfetto. Quindi c'è una matrice che dà la forma. La tecnica è quella? Assolutamente sì, non si inventa nulla che non sia di comune utilizzo nelle case di tutti gli italiani. Fa il giro? Assolutamente sì, vengono inseriti due elementi, perché questa è una linea di coestruso, quindi c'è una base rigida in plastica e una base superiore in gomma. Viene estrusa e in questa fase qui, grazie all'ausilio dell'acqua, viene stabilizzato il prodotto affinché sia costante lungo tutta la lunghezza della bobina. È già uscito di là, è vero? È da qui, guarda. Sì, ok. Esce da qui ad altissima temperatura, vedete? È eccezionale. E questa è la guarnizione, diciamo, quella che sigilla. Perfetto, quella che hai visto inserire fra una lamella e l'altra. Quindi, come vedi, tutto quanto viene realizzato in casa. E questa è la fortuna? La fortuna o la sfortuna, dipende da come la si guarda sempre. Perché poi queste macchine non devi farle funzionare, devi farle lavorare, affinché si possano, diciamo, autopagare, autosostenere. Vero, anche perché molti invece fanno il contrario. Vanno fuori. Sono
soprattutto dall'estero, si fanno produrre tutto all'estero, impoverendo anche il territorio. Guardate un po' poi come viene raccolta queste bobine, esatto, di quanti metri? Dipende dal tipo di guarnizione che viene estrusa e poi, come vedi, l'operatore a campione ogni tot numero di metri, perché vengono evidenziati al contametri, effettua un taglio e fa con il calibro delle comparazioni che vanno inserite nella scheda di qualità. Ah, e controlla in tempo reale se il prodotto esce sempre perfetto. Perfettamente. Hai centrato l'obiettivo. Benissimo. Poi queste bobine vengono messe qui dentro, cioè si raccolgono e poi vengono spedite. Perfettamente. Perfetto, è straordinario. E ci sono tre macchine che camminano, quattro macchine, perché la richiesta è veramente tanta, che servono. Sono macchine che hanno una potenza diversa una dall'altra, quindi ci consentono di realizzare prodotti diversi uno dall'altro. E qui abbiamo il prodotto finito. Questo è il minimo di giacenza che teniamo per il minimo di giacenza per le macchine in tempo reale. In modo tale da soddisfare, diciamo, degli ordini che ci arrivano immediatamente. Perché non è magazzino, questo è il tempo, prendi e porti via e riposi qua. Assolutamente sì. È una cosa incredibile. Quindi niente magazzino, ordinano, va via il prodotto, parte per il tutto il mondo, andiamo ancora avanti per... Dove andiamo adesso? A vedere come vengono stampati gli elementi in plastica. Beh, io qua vedo un'altra cosa, Salvatore, cioè qua macchine importanti, tante macchine, cioè lavoro qui tutto robotizzato. È un lavoro importantissimo che deve essere per forza realizzato con delle presse di stampaggio che, come vedrai, sono composte da una batteria di 8 presse con diversa potenza in funzione del tipo di prodotto che dobbiamo stampare. Quindi dove c'è scritto Nagel Boss sono tutte uguali le macchine, quella è più grande però. Sì, varia la potenza della macchina e il tipo di stampo che può essere collocato sopra quella specifica macchina. Allora vediamo un attimo, Antonio, se ti avvicini, perché qui abbiamo uno stampo. Praticamente questo stampo viene messo dentro una macchina del genere e il prodotto che esce è questo? Perfetto. Questo è quello che vediamo? Assolutamente sì, ho ritenuto opportuno far aprire uno stampo e farvelo vedere per farvi capire bene a te e telespettatori cosa avviene in questo reparto. Questo è lo stampo che abbiamo visto produrre e realizzare, sì, nel precedente reparto. Come vedi è fatto a segmenti e ogni segmento dà una parte di forma del prodotto che poi verrà realizzato. Vengono inseriti gli elementi all'interno di un impianto di aspirazione. Che quello che è il prodotto che c'è, questo? Che fa convogliare all'interno della macchina il materiale plastico che viene fuso e diventerà poi l'elemento che è composto lo stampo. Ok. Quindi. Bene. Questi sono quelli che sta stampando in questo momento? È stato. No, perché no. Questo stampo è stato appena levato. Ho fatto lasciare qui questo per far capire. Cosa avviene? Ok, andiamo un attimo a vedere invece come lavorano queste macchine, perché poi la tecnologia è normale che gli uomini servono sempre, ma qui probabilmente servivano tanta la produrre in tempo in altri tempi. Cosa ci sarebbe stato qua? Ma sicuramente delle macchine simili a queste, ma non computerizzate come sono queste, con qualche uomo in più. Perché come vedi ci sarebbe stato l'omino che con il secchiello avrebbe caricato il materiale plastico. Qui invece, come vedi, viene tutto per aspirazione. E poi soprattutto ci tengo a evidenziare che in questa macchina qui recupera tutto. Noi non creiamo spazzatura, non creiamo niente. Quindi la matarozza che viene utilizzata, sì, viene immediatamente recuperata. Ah. E viene recuperata la plastica? Assolutamente sì, noi non buttiamo nulla. Mi viene in assolutamente rimessa nel circuito. Mi viene in mente un animale che non si butta nulla. come il maiale, perfetto. Scusami la battuta, ma... E allora... È doveroso. Allora, questa macchina, questi sono i prodotti che stampate, vero? Sono caldi caldi, amici, sono caldi caldi questi prodotti e li vediamo in tempo reale. Eccolo qua. Quindi in questo momento sta iniettando la plastica fusa all'interno dello stampo e fra poco la verranno espulsi. Eccoli qua. Allora, qua vediamo proprio l'andamento della macchina con le varie tempistiche e temperature che ci sono in questo momento.
e qua ci sono praticamente qua il sinottico tempi dove mi indica la plastificazione, la pausa di raffreddamento, l'apertura dello stampo e la chiusura, insomma, tutto il ciclo, da quando parte, dalla chiusura all'apertura e alla fase di espulsione dei pezzi. Salvatore, queste macchine lavorano secondo la richiesta, no? Quante ore lavorano? Sono sempre in produzione? Queste macchine lavorano per un ciclo di 8 ore al giorno. 8 ore al giorno? Sì. Ma è normale, ma possono lavorare anche 24? Abbiamo avuto dei momenti in cui lavoravamo anche 24 ore su 24. Bene, qui siamo dove, Salvatore? Reparto logistica e nel piano superiore abbiamo ricerca. Intanto sotto sviluppo. Abbiamo logistica, quindi tutto quello che è la programmazione sia della produzione che poi della consegna dei prodotti che abbiamo visto realizzare passa attraverso questo ufficio. E questi signori gestiscono tutto questo? Sotto. Certamente sì. Sopra invece abbiamo ricerca e sviluppo, quindi i nostri ingegneri che fanno da guida a tutto quello che abbiamo visto. Allora, vediamo un po'. A chi incontriamo qua? Incontriamo l'ufficio tecnico, quindi nella persona del suo responsabile, che è l'ingegnere Francesco Giampà. Ah, ingegnere Lino Polimeni, ecco, grazie. Beh, fate un bellissimo lavoro, almeno per quello che noi abbiamo visto, dalla progettazione, da quello che come nascono questi prodotti, c'è grande lavoro dietro. Certo, assolutamente. Lavoro che poi viene fatto, lei da quanti anni è qui in azienda? Circa 10 anni. Tante soddisfazioni. Abbastanza, sì, non mi posso lamentare, mi trovo bene in questa. Poche parole, ma tanto lavoro, Salvatore, ingegnere Giampà, eh? È vero? Quantità, qualità e poco, diciamo, etichetta, dai, fammi passare il tempo. La ringrazio delle parole dette dal signor Mancuso, però in realtà non sarei corretto se non citassi i miei collaboratori. Qualunque prodotto nasce dalla collaborazione di più persone, da un lavoro di chi? Un lavoro di squadra, no? Fate rete, no? Nel lavoro di squadra, ma è così in generale un po' in tanti settori, perché se non c'è il lavoro di squadra non si va a nessun posto. Assolutamente, e l'intuizione geniale può venire anche dall'ultimo degli operai, non necessariamente. È vero, anche perché noi anche nel nostro ambiente televisivo, ma in tante aziende che si rispettano, c'è questo lavoro, se non si rispetta dall'ultimo a tutta la catena, no? Assolutamente, è così. Grazie ancora ingegnere Giampà, di poche parole però va bene così, noi rispettiamo anche il fatto di operare bene, questo è importante. Invece andiamo adesso dal... Da chi poi deve concretizzare tutto il lavoro fatto, perché non è importante produrre un buon prodotto, poi bisogna anche andarlo a vendere. E lì arriva... Quando parli di vendita, scusa... La parte più difficile. Tocchi un tasto... A me è caro, perché qui la commercializzazione, la vendita del prodotto poi è importante. Andiamo dal dottor... Giancarlo Gambassi, che è il nostro direttore commerciale. Dottore Giancarlo Gambassi, Lino Polimeni, articolo 21, prego, se si mette un po' davanti ci agevola. Grazie, gentilissimo, dottore. La cosa importante quando parliamo di mercato, parliamo a parte l'altezza, perché poi anche la presenza vuole l'imponenza del prodotto, perché questo è un prodotto, quando si colloca a livello nazionale e internazionale con un brevetto del genere, diventa importante, ma facile anche per voi da vendere. Sì, c'è molta crisi, quindi bisogna anche combattere un periodo di crisi, non tutti i mercati sono in questo momento in grado a recepire, perché ovviamente sono prodotti di qualità che si posizionano su un target medio-alto. Noi per scelta abbiamo puntato sempre su prodotti di qualità e mai su prodotti economici aggressivi sul mercato, però ci difendiamo molto bene. È pur vero che lei mi insegna, al di là di quello che lei ha parlato di medio-alto, in questo settore la Griff, no? In questo momento va alla grande, quindi, e possiamo collocare questo prodotto che è sicuramente di tecnologia avanzata, di studio dietro. Sì, è vero, però abbiamo un mercato dell'edilizia, soprattutto residenziale, completamente fermo, quindi il nuovo non esiste più praticamente, stiamo facendo solo esclusivamente lavori su ristrutturazione, quindi è un mercato fortemente ridimensionato, cioè rispetto a 3-4 anni fa stiamo parlando di un 45-50% in meno. È vero però che ti difendi di fronte al prodotto. Ovviamente l'innovazione, che è una caratteristica di questa azienda, ci consente di aggredire il mercato. Mentre i nostri concorrenti stanno fermi e non hanno
non sono riusciti a sviluppare nuovi prodotti. La caratteristica di questa azienda invece è stata, nel momento di crisi, la forza di investire su nuovi prodotti che ci danno adesso la soddisfazione. Infatti sul mercato stiamo... Roltec, che cos'è Roltec per lei? Roltec è il futuro, è un pezzo quasi di cuore, insomma. È un prodotto... Chiedo scusa, la interrompo, dicevo prima al direttore, al dirigente dell'azienda, questo passaggio di testimone dal padre, il figlio, che Salvatore Mancuso, dicevo, quando ho visto questo prodotto, io che sono un commerciale anche, ho detto, è facile da vendere, da presentarsi, perché si presenta da solo. Sì, è un prodotto estremamente innovativo. Qui l'azienda nasce 40 anni fa con l'esigenza di oscurare, quindi di consentire alle persone di oscurare. Questo è un territorio estremamente caldo, luminoso, quindi la sensibilità a questo tema è sempre molto forte. Dopo le persiane, quindi con la possibilità di orientare sulle persiane, ci mancavano le tapparelle. L'invenzione è stata proprio quella di portare tutto il background di esperienza accumulato con le persiane sulla tapparella. Ci siamo riusciti, stiamo lanciando un secondo prodotto della famiglia Roltec che nel mese di marzo probabilmente inizieremo a commercializzare, che ci darà ulteriore spazio. Anticipo che abbiamo già altri due prodotti in mente che vorremmo sviluppare, quindi non stiamo già fermi, già noi guardiamo al futuro. No, mi piace la sua, il fatto di essere moderato, un po' come quell'allenatore che dice non vinciamo lo scudetto, è interessante rimanere in Serie A, questo lei mi sta confermando. Sì, ma l'esempio sì, può essere calzante, io voglio rimanere in Serie A ma vincendo. Cioè vuole vincere nelle prime posizioni. Sì, sì. Va bene. Intanto le chiedo, a parte il mercato italiano, l'estero, America, Asia. Allora, noi per quanto riguarda l'America stiamo in trattativa, non ancora ci siamo perché lì ci sono delle normative rigidissime, soprattutto contro i tifoni. Infatti mi aveva accennato proprio Salvatore per quanto riguarda questo problema che lì è molto importante. Quindi lanciano dei pali di legno a velocità di 100 km all'ora, quindi l'impatto deve reagire. Allora, il nostro è un prodotto che... Un conto è completamente rigido. Un palo a 100 km, non so cosa, lo può fermare solo una porta d'acciaio. Una cosa esattamente molto rigida, però ci riusciremo anche lì. Per quanto riguarda gli altri mercati, siamo già presenti in India, siamo presenti in Indonesia, siamo presenti adesso a Singapore, stiamo andando nei paesi del Nord Africa, quindi ci stiamo espandendo un po', ecco. È un piacere anche perché poi alla fine lei ha fatto una scommessa, perché poi ha scelto in merito a quelle che sono le sue capacità professionali di lavorare per un'azienda che, come diceva Salvatore, il fatto di è un gap in meno per quanto riguarda il discorso del sud, che deve andare a vendere in tutto il mondo. Sì, io confesso che ho fatto una scelta, mi piacciono le sfide professionali, quindi ho sposato questo progetto, lo stiamo portando avanti con soddisfazione, insomma, ecco. Se i tempi economici fossero stati altri, i risultati sarebbero stati molto più agevoli, ecco. Però anche quello fa parte della sfida, esattamente. Poi la capacità, la professione, poi come dire, lo storico, il know-how di un dirigente, di una persona, di un commerciale, un direttore commerciale, poi la forza sta proprio in questo, no? Sì, sicuramente sta in questo, però noi siamo portati a vendere qualsiasi cosa. Noi possiamo vendere una penna, una vite e qualsiasi cosa, ma se non si ha un prodotto valido dietro, una struttura aziendale che ti supporta in modo adeguato... Dirò di più, guardi, io sono uno di quelli che dice devo per vendere quel prodotto lo devo amare. Io le ho detto che è un pezzo di cuore, lo amo e per quello che riesco anche a venderlo. Beh, questo si chiama Roltec. Grazie direttore, è stato gentilissimo, grazie, grazie. Release me, release my body.
La casa è il luogo dove risiede l'amore. Vengono creati ricordi, arrivano gli amici e la famiglia è per sempre. Semeraro, da sempre arrediamo le vostre case e vogliamo continuare a farlo. Un'ampia scelta tra le più attuali proposte dell'arredamento classico e moderno ti aspettano. Ambienti funzionali, piacevoli e vivibili. Proponiamo un catalogo di prodotti che abbraccia tutte le fasce di mercato, dall'economica a quella più alta e di pregio. Il valore del nostro prodotto è frutto di migliaia di clienti che ogni giorno ci scelgono. Noi ti garantiamo il nostro impegno nella ricerca di materiali, forme e colori contemporanei per progettare al meglio la tua casa. La qualità al miglior prezzo. Semeraro, la casa degli italiani. Comunicazione importante. Da Semeraro, finanziamento a tasso zero. Semeraro, strada statale 280 Lamezia Terme Catanzaro. Info 0968 340540. Numero verde 800 893 975. Eccolo lì. Il passeggero che ti controlla mentre guidi. Quello che sa sempre cosa devi fare e dove dovevi andare. Quello che è costantemente in ansia. Quello che frena prima di te. Digli addio con la nuova Polo. Con rilevatore di stanchezza e sistema di frenata anticollisione multipla di serie e motori esclusivamente Euro 6. Ancora da 10.900 euro. Solo a ottobre, tua con finanziamento anticipo 0, TAN 0, TAG 220. Nova Legno. Costruzioni e strutture in legno. Opera nel settore edile, realizzando opere di carpenteria in legno. Case, strutture balneari, tetti, grandi coperture lamellari e tanto ancora. La Nova Legno dispone di un personale altamente qualificato che segue tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione alla produzione, utilizzando macchinari di ultima generazione per dare velocità e precisione. Inoltre è specializzata nella rimozione dell'amianto e nel recupero dei centri storici. Realizza grandi progetti, garantendo sempre tutti i vantaggi del costruire in legno. I tecnici sono sempre alla ricerca di nuove tecnologie per proporre soluzioni innovative in termini di sicurezza antisismica e antincendio. Durata nel tempo, riduzione dei consumi, rapidità di esecuzione ed ecocompatibilità. Nova Legno. Rispetto per l'ambiente, ricerca ed esperienza. MAPEI Calabro Parati. MAPEI, azienda leader dei prodotti tecnici per l'edilizia. 7.500 dipendenti, più di 1.400 prodotti. Partner dei tecnici nelle progettazioni e assistenza in cantiere con professionisti specializzati. Tutta la documentazione dei prodotti con le relative schede tecniche è reperibile online sul sito. MAPEI contribuisce da sempre con prodotti e soluzioni tecnologiche avanzate e certificate secondo gli standard ufficiali alla realizzazione di piccoli e grandi progetti per l'edilizia, rappresentando l'eccellenza italiana nel mondo. MAPEI, in collaborazione con Calabro Parati di Catanzaro, soddisfa tutte le vostre esigenze, avendo a disposizione tutta la straordinaria linea MAPEI ed un sofisticato sistema tintometrico capace di realizzare e riprodurre anche nel tempo qualsiasi colore. Calabro Parati, Viale Magna Grecia 60, Santa Maria di Catanzaro. Info 0961 63 324. Email info@calabroparati.com.
Sono contento di essere stato testimonial nel raccontare questa eccellenza calabrese, perché siamo abituati purtroppo a piangerci, a dire che i nostri imprenditori spesso non sono capaci. Quelli pochi buoni che ci sono spesso non vengono menzionati, o se vengono menzionati male. Abbiamo raccontato i tanti dipendenti, oltre 100, l'indotto, quello che ruota. Avete sentito se potevamo anche produrre, avere dei pezzi che potevano arrivare dalla Lombardia, potevano arrivare dall'estero, invece li produciamo a casa nostra. Questo è quello che a noi ci fa piacere in merito a questa impresa. Allora, siccome noi spesso raccontiamo l'incapacità di molti imprenditori, raccontiamo l'incapacità e chi ruba il nostro territorio, come nelle zone industriali, è quello che abbiamo denunciato. Da Guglielmo alla CAFFO, a gruppi come la stessa azienda Casizia ed altre, che noi abbiamo raccontato e che continuiamo a raccontare, e dei bravi imprenditori, anche un imprenditore come Francesco D'Agostino, sa che so che oggi è presente in tutta Italia, ma essere stato il primo anche a raccontare questa azienda, poi vengono gli altri, non ha importanza, è interessante che noi, grazie anche a loro, grazie al loro aiuto, noi possiamo anche sostenere, poter dare voce a chi non ce l'ha e a questo progetto televisivo. E credo che molti da casa che hanno visto questa impresa hanno detto: mai capito cosa si fa, mai capito, ma capisci che nasce qui questo prodotto e poi noi lo vendiamo in India, lo vendiamo a Singapore, lo vendiamo in Germania, lo vendiamo in tutto il mondo. E che avete sentito nell'amarezza quando dice: lei da dove arriva, da dove viene? Quante volte ci siamo vergognati per un attimo, gli amici della Sicilia, della Puglia, ragazzi, ci dite di dove sei, da dove arrivi, dove produci? Calabria, ah, dalla Calabria produce, ah, dalla Calabria, perché già lì l'immaginario della Calabria è quello negativo, l'immaginario della Calabria, ma non gli possiamo neanche dare tutti i torti, perché poi le eccellenze e quelli che sono bravi devono faticare 100 volte di più ad emergere, questa è la verità. Pronto? Pronto, Lino? Chi parla? Ciao, sono l'avvocato Riglia da Siderno. Avvocato, come stai? Ciao, caro? Prego. Guarda, hai fatto benissimo a mandare questa eccellenza, perché il servizio è da merito che abbiamo fortunatamente anche qui da noi delle eccellenze, e questa è la prima cosa. Le criticità è giusto farle vedere, certo, però quando ci sono queste realtà siamo tutti più contenti. Bilanciamo. E siamo orgogliosi di quello che siamo. Adesso, lì, certo, tutte e due. Adesso arrivo a quello che cerco di farti, le problematiche purtroppo, a parte i complimenti a te, alla tua redazione, a tutti i collaboratori, sono persone squisite. Grazie. Naturalmente come te, che sono una persona veramente che dà la voce alle voci, ai cittadini, ed è la cosa più importante e più bella questa qui. Senti, posso chiederti una cosa, avvocato? Di poter parlare e di poter esprimere anche le criticità, perché è giusto pure che queste cose vengono messe in considerazione, specialmente la nostra regione, che risulta dall'ultimo dato che è carentissima dei servizi, essendo l'ultima d'Italia per quanto riguarda avvocato, i servizi che hanno, scusami, fatto non mi sente, un attimo di si è sconsultato, si è scritto proprio questo, della Calabria, Reggio addirittura è una delle ultime città per quanto riguarda qualità dei servizi. No, la qualità dei servizi è la provincia di Reggio, la provincia di Reggio è ultima. Volevo chiederti, cosa hai provato tu da calabrese? Tu sei proprio nel profondo sud, sei nella Ionica, che il problema delle infrastrutture e dei trasporti è drammatico. Cosa hai vissuto da Siderno guardando questo grande servizio televisivo che dà merito a questa eccellenza calabrese nel mondo? Hai capito che questo brevetto è mondiale? Questo brevetto è mondiale, questo brevetto sicuramente è importantissimo, facciamo vedere che nel campo degli infissi siamo leader a livello mondiale, specialmente come è stata la costruzione, come sono state, poi si è visto in maniera perfetta, si vede come prende corpo la costruzione di tutto, addirittura come va con una valigetta a far vedere qual è il prodotto, e quindi è un prodotto buonissimo. E poi la cosa importantissima è che fortunatamente è un discorso di prevenzione ai furti, a tutto quello che possa essere per quanto riguarda le famiglie private, ma anche per quanto riguarda le sale cinesche, per quanto riguarda i negozi, tutto quello che possa avere la produzione stessa in sé per sé. Ma questo significa soltanto una cosa, che quando si fa un lavoro con passione importante, allora ecco che da questo impegno costante nasce un grande prodotto. Sicuramente può essere visto rispetto agli altri in una maniera assoluta, e che sarà l'eccellenza
sarà difficilissimo pure cercare di poterlo replicare, oppure di poter copiare questo prodotto, che sicuramente è fatto in una maniera perfetta dall'inizio della componentistica fino alla fine. Ecco una cosa tu sai, torno in studio, grazie regia, poi mandami un altro pezzo se vuoi. Ecco, la cosa importante, devi sapere che quando la stessa azienda mi ha chiamato e mi ha detto abbiamo questo prodotto, io ho visto questo prodotto, ho visto come era fatto, io che sono un commerciale, perché al di là che sono autore e conduttore televisivo e mi sono inventato anche questa trasmissione d'estate, andiamo in onda con Raggio di Sole eccetera, ho visto il prodotto e ho detto ma io che sono un commerciale, se dovessi vendere questo prodotto, ma sarebbe per me di una facilità allucinante, perché il prodotto, come diceva lo stesso direttore, lo stesso dirigente, cammina da solo, parla da solo, cioè tu da casa, in camera da letto, sdraiato, puoi far vedere direttamente, puoi alzare la tapparella, puoi alzare, di solito ti devi alzare la serrando o schiacciare il bottone, anche col telecomando se lo facciamo vedere, lì puoi muoverti e devo dire che siamo avanti. La domotica è quella scienza che permette la costruzione in casa sempre più efficienti, con case sempre più a livello tecnologico ed ecologico, e quindi questo può essere sicuramente un buon volano per la domotica. Bene, avvocato, ieri abbiamo avuto, mi pare che lei è intervenuto quando c'è stata la Roccisano. Mi chiamava per che cosa? No, scusami Lino che ti chiamo, ma io ti chiamo perché ti dico, a parte la trasmissione che è interessantissima. Grazie. Tu che sei una persona veramente eccezionale, che è tuo stato pure, che veramente si può parlare direttamente, e poi la serietà che hanno le tue collaboratrici, perché come mi dicono un attimo avvocato che adesso resti lì subito, la telefonata viene, e io non voglio neanche farti perdere tempo che ci sono altre telefonate, è giusto pure che gli altri abbiano la stessa disponibilità come l'avete con i miei confronti. Quello che volevo dirti io, allora, per quanto riguarda Crotone, io sapevo da oltre 10 anni che una molto mia amica mi disse che il problema lì era, per quanto riguardava gli extracomunitari, che molte volte la sicurezza, la sera si usciva dopo le 9 a Crotone, c'era quasi una situazione di grande insicurezza per uscire, e le ragazze, insomma, non è che già si faceva una vita già molto... molto segregata, perché non già si intravedeva questa situazione, che più persone porti sul territorio, e infatti si parla di antropizzazione del territorio dal punto di vista ambientalistico, significa che più persone metti in un territorio e più naturalmente ci saranno dei consumi ulteriori, che se non ben gestiti naturalmente andranno a formare un degrado costante in quella città. E quindi questo è il primo problema importantissimo che non viene, perché già Crotone deve essere bonificata veramente, perché lo Stato lì ha preso con la Pertusola, con le industrie che c'è nel Crotone, dovrà sicuramente bonificarla, perché Crotone non dimentichiamo che c'è un grosso rischio tumorale, che appunto si serviva proprio per bonificare quella città, che invece è completamente... Ma infatti, di poco pulito, ecco. E invece guarda, metto gli extracomunitari. Gli extracomunitari comunque vengono messi lì perché naturalmente poi c'è un riscontro economico, naturalmente, perché come da noi pure Riace, ecco, questi paesi che hanno una sovvenzione di tipo 1,5 milioni o 2 milioni, così le casse del comune servono pure per rimpinguare queste. Ma infatti dicevo che visto un discorso di buonismo, di accoglienza, di siamo tutti che ci vogliamo bene, no, è tutto perché c'è dietro anche un discorso economico, se no nessuno si muoverebbe lì, non te lo posso. Ascolta, infatti si dice la notizia, questa sera ha ripreso, infatti mi sta comunicando nello stesso tempo l'autore di questa puntata che andrà in onda questa sera. A Striscia Notizia alle 20.45 ci sarà questo servizio che ha in qualche maniera anche denunciato da Articolo 21 e continua a scrivermi proprio l'autore in merito a altre zone della Calabria, perché in questo momento questo autore di Striscia Notizia si trova a Reggio Calabria, perché al di là delle segnalazioni che ha ricevuto e della sensibilizzazione che ha ricevuto da parte nostra, questo autore si sta muovendo adesso in città a Reggio. Io l'ho invitato, devo dirti la verità, ad andare a Roof Garden, infatti a verificare questa situazione di fronte al museo di Reggio Calabria, e io ho chiesto a quest'autore che sarà lì, anche sta verificando, perché ieri sera ha dormito a Reggio Calabria, quest'autore per quanto riguarda la parte del sud e in particolare la Calabria, gli ho detto se può verificare questa situazione del Roof Garden, può chiedere quello che possiamo dare noi, lo daremo noi, ma altre notizie sicuramente in merito a questo scempio di fronte al museo della famiglia Montesano, che continua a mantenere
dopo 25 anni non è un bel vedere. Poi noi abbiamo vietato i bronzi di Alce che andassero all'Expo a Milano, dove 22 milioni nel mondo hanno visitato questa Expo, che a sua volta Vittorio Sgarbi due giorni fa mi confermò questa cosa allucinante che hanno fatto, perché dice che secondo Vittorio Sgarbi i bronzi si possono muovere tranquillamente. E io ho chiesto all'autore di Striscia Notizia di verificare questa situazione anche del... perché vedi cos'è al di là della sensibilizzazione che noi diamo in Calabria, in Sicilia, in Puglia. Se si muove Striscia Notizia, se si muove le Iene si muovono, ecco qui vediamo anche Sgarbi dalle immagini, se si muovono loro, probabilmente impauriti dall'onta negativa nazionale, eccetera, il sindaco Giuseppe Falcomatà o da altri si muoveranno, perché stretti dall'onta negativa nazionale. Ecco, allora cosa succede? Bene, adesso la stazione ferroviaria di Crotone, abbiamo prima iniziato noi, adesso è arrivata Striscia Notizia, ora vediamo se le ferrovie italiane si muovono in merito allo schifo che c'è lì. Poi il caso Ruff Gader, dopo 25 anni per la prima volta un conduttore, un autore di una trasmissione che Lino Polimeni ne parla e crea questa situazione di grande imbarazzo. Ma la cosa vergognosa, devi sapere caro avvocato, che l'opposizione che c'è al comune, al di là della maggioranza e di Giuseppe Falcomatà, che io fino a prova del contrario stimo e spero che lui mi replichi diversamente, dov'è l'opposizione? Non c'è opposizione. Almeno perché devi ricordare pure che Reggio Calabria è diventata città metropolitana, è bella, una grande responsabilità, fortissima ancora di più. Poi ti volevo dire un'ultima cosa. Siamo fuori tempo, veloce. Imbarcando a Vibo i barconi, gli ex comunitari, gli immigrati, con i barconi, no? Che vengono poi lasciati, tutti questi barconi vengono lasciati, queste carrette del mare vengono lasciate buttate nel porto, in una parte che nessuno può vedere, ma in ogni caso vengono abbandonate. Ora, questo abbandono porta naturalmente a un problema anche sanitario, perché queste persone che vengono qui da noi, adesso infatti in questi ultimi mesi, come è stato anche nelle farmacie, si compra più addirittura per il periodo della scabbia. Ma quello che è più importante, a livello proprio che può succedere alla produzione calabrese, per quanto riguarda il miele, poiché c'è dentro questi barconi, viaggia pure all'interno un insetto che è uno scarabeo africano. E che è arrivato in Calabria. È già arrivato in Calabria e tanti apicoltori stanno chiudendo perché questo scarabeo per le api, il miele. Il miele. Come il miele è un prodotto purissimo, non può essere assolutamente toccato con pesticidi. Devo lasciarti quindi perché c'è un problema così, se anche a livello produttivo. Un attimo, rimani lì. L'unico metodo che hanno trovato, e sono stati gli americani di anni fa, con un metodo biologico, cioè un altro insetto che avvocato, mangia questo qui. Avvocato, ora, prima che si faccia la fine del miele, perché in effetti il miele in Calabria ha una produzione buona. È buono, molto buono dal punto di vista organolettico, un prodotto buono, naturale. Se non si comincia a mettere, e quindi vorrei capire perché nella comunità europea, l'Unione Europea, non vengono stanziati anche i soldi per questa bonifica di questo, cioè a parte raccogliere gli extracomunitari, portare perché non c'è anche una raccolta di fondi per la bonifica di queste carrette che vengono lasciate abbandonate e che poi ci rovinano anche la produzione? È vero, in questo caso quella mielifera, che è importantissima. Cioè, quando io so che tantissimi, quindi Lino, ti prego, dalle tue conoscenze, e poi naturalmente inoltrare questa mia istanza o doglianza, che dir si voglia, al competente assessorato alle politiche agricole e forestali o alle politiche pure del lavoro, perché se qui comincia a perdersi l'attività apiaria, che da noi è molto rilevante, cioè è un prodotto che c'è un guadagno in profitto, se dovesse questo, come il punteruolo rosso che prende le palme, questo qui invece prende il miele, ancora peggio. E dicevo una cosa e finisco subito, dire scusami del tempo che ti ho fatto perdere. Einstein diceva che se dovessero le api non esserci più nel mondo, entro 4 anni c'è la fine di tutti, perché le api sono quelle che riescono a impollinare l'80%. È vero, quindi sono d'accordo con te. Siamo rovinati. Bene, allora mi occuperò perché quindi qui abbiamo una. Non ti voglio più rubare tempo, sì, ti faccio tantissimi auguri, complimenti di quello che hai mandato, e far vedere ogni tanto le eccellenze. In Calabria è importantissimo. Bravo, e serve un attimo. Ti ringrazio tantissimo perché veramente la tua è una trasmissione
ci può far parlare e che vorrei qualche volta venire a conoscere anche di non c'è problema, puoi partecipare, puoi partecipare calabrese amico dei calabresi. Beh, grazie, ti inviterò in trasmissione. Voglio concludere dicendoti che c'è una produzione importante di miele ad Amaroni, dove noi abbiamo fatto una puntata quest'estate, dove ci sono grandi produttori di miele ed è veramente straordinario e questo è un problema serio. Grazie, andiamo con l'avvocato Caserta. Credo che c'è Caserta che doveva concludere, sì, perché siamo fuori tempo, siamo già alla fine, dobbiamo chiudere la trasmissione, il tempo ci corre sempre ed è la bellezza di questo appuntamento che in qualche maniera invoglia tutti i calabresi, non solo i siciliani, i pugliesi che ci seguono, a seguirci sempre di più. Andiamo in pubblicità? Caserta, pronto? Sì, eccomi. Sì, sono fuori tempo, hai visto il servizio dell'azienda? Sì, speriamo di avere qualche eccellenza anche in regione, ma conoscevo già la struttura. Bene, Vincenzo, velocemente perché siamo fuori tempo. No, sono rapidissimo, perché quello che ho già detto prima, ribadisco che in sostanza c'è stata forse un'informazione assolutamente difforme, soprattutto nell'area socio-assistenziale, che dissento completamente, e vorrei che in sostanza sia l'assessore sia il dottore De Marco si rivedessero su questo un po' di azioni e un po' di procedure che erano state lasciate da me allora, io non so ora che fine hanno fatto. Io su questo posso dirti una cosa, sento doppio telefono, non so c'è cosa sta accadendo, io ho un eco incredibile in trasmissione, non so se c'è la doppia linea accesa, ecco, mi senti? Sì, io ti sento. C'è un rumore di fondo, allora ascolta, io ti vorrei chiamare, so che ritornerà sia De Marco che l'assessore Roccisano, vorrei confrontarti con loro quando saranno qui in trasmissione. Sono assolutamente disponibile, non ho mai avuto risposte, non ho mai avuto l'occasione di parlarne a viva voce. Quindi grazie, devo chiudere. Volevo ribadire che ieri avevo chiamato, ma purtroppo non ho avuto la possibilità di accesso. E centinaia di telefonate, grazie Vincenzo, ci aggiorniamo e ti chiamerò, pubblicità. Grazie. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale. Pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo. Gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dell'Ozomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Strada statale 111, Cittanova, Reggio Calabria. www.stoccoestocco.com. Panificio Fratelli Mancina, San Giovanni in Fiore.
Dal 1962 sforniamo con amore e passione prodotti di elevata qualità, come il pane, l'amico di tutti i giorni, fatto secondo antichissimi procedimenti, cotto su pietra e rigorosamente a lievito naturale. È meta ideale per gustare tutte le specialità che ogni giorno prepariamo, dolci tipici e salati. Particolare attenzione è rivolta alla produzione del nostro dolce tipico per eccellenza, la pitta ampigliata. È un dolce povero con ingredienti della tradizione contadina. Ha importanti proprietà anche dal punto di vista salutistico. Contiene le noci, che sono ricche di acidi grassi polinsaturi, denominati grassi buoni, che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Contiene succo di arance ricco di antiossidanti e aromi come chiodi di garofano e cannella, che oltre a conferire una notevole nota, hanno importanti proprietà preventive e nutritive. È quindi un mix di ingredienti naturali che, oltre a creare un alimento gradevole e gustoso, determina l'assunzione di elementi essenziali per mantenerci in salute. Dolce unico al mondo. Fratelli Mancina SNC, via Panoramica 83, San Giovanni in Fiore, Cosenza. Info 0984 99 23 18 www.panificiomancina.it. Questa sera la replica alle ore 21. Che cosa devo dirvi, signori? Noi ritorniamo in diretta lunedì alle 14.30. Augurarvi un buon weekend. Noi siamo soddisfatti per quanto riguarda la grande attenzione dei nostri telespettatori. Ritorneremo con nuove inchieste, con nuove situazioni, con nuove segnalazioni. Spero, come sempre, che insieme a quella boccata amara che giornalmente prendiamo del territorio e delle nostre zone devastate, possiamo raccontare eccellenze come quella di oggi. Spero di, ecco, che le aziende calabresi, quelle più importanti, mi segnalassero la capacità produttiva in Italia e all'estero. Noi saremo fieri di venire nelle vostre imprese e raccontarlo ai calabresi in Italia e anche all'estero. Grazie. A lunedì in diretta, questa sera la replica alle 21. Le nostre puntate potete vederle tutte su YouTube cliccando articolo 21 Lino Polimeni RTC Telecalabria.